Thank you.
We'll be right back.
Roll now.
Machine Pictures, sì. Good luck. Big, big value. Jason Mercier, who went with his instincts, he made the call. There's the professional level, and there's the Ivy League. Double! Sebastian Pauli coming to terms with what he has just achieved. Nicky Corrin has done it! Two main event titles! Sebastian Mallets has gone from poker fanboy to poker champion. This is why people love the EDT. Amici pokeristi, ben ritrovati in diretta col Grande Poker per questa finalissima di stagione dello European Poker Tour, naturalmente. Ad accompagnarvi in questa settimana, da qui fino a domenica con la super finalissima del main event dell'EPT di Praga, ci saremo come sempre io, Alberto Grande Albarusso, e naturalmente la mitica Giada Fang, ma c'è anche un'altra grande ghiotta novità. Ci sarà infatti con noi anche per tutta la settimana il grande Pier Paolo Fabretti. E quindi, ragazzi, lasciatemi salutarvi subito. Ciao Giada, ciao Pier. Ciao Alberto, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Oh, che bello sentirvi tutti insieme. Questo è veramente un po' di poker amarcord, diciamo, per gli aficionados, quelli di vecchia data. E non potevamo cominciare meglio questa settimana se non con il final table di oggi, perché è una grandissima ghiotta novità. Tra poco chiederò proprio a Giada di descriverci un po' come funzionerà questo final table di oggi, perché come vedete dalla grafica, qui a Praga oggi streamiamo il 10K Mystery Bounty. Vero Giada, l'avevamo già annunciato l'altra volta, ma spiegaci meglio come funzionerà questo evento. Esattamente, questo è un evento bounty, quindi metà del monte premi va nel payout normale e metà del monte premi va nelle famose taglie, solo che le taglie, essendo mystery, non vengono assegnate per ogni giocatore eliminato al day 1, ma vengono accumulate ed assegnate soltanto al day 2. Qui siamo proprio al day 2, anzi al final table, sono rimasti 8 giocatori e ci sono tutte le taglie da aprire. Sono 9, non 8, perché ce n'è una che è la taglia minima con una possibilità di ripescare. Per cui ne vedremo veramente delle belle, perché si è accumulato un ottimo prize pool taglie e quindi avremo delle buste favolose. Vedremo il famoso scartare, l'apertura delle buste. E ti dico solo che on top la taglia più grande è da ben 100.000 euro, quindi anche più del premio del vincitore del torneo. Fantastico, oggi ci sarà davvero da divertirci, come già proprio avevamo accennato già nell'ultima diretta che abbiamo fatto, quella da Cipro, dove c'era già stata segnalata questa novità che ci aspettava per questo Grand Final di Praga. Poi c'è anche un'altra bellissima notizia per noi italiani, eh? Vero, perché c'è dentro il buon Enrico Camosci, uno straordinario giocatore sia online che live, una delle, non so se si può ancora dire, nuove leve, perché ormai è da un bel po' che è protagonista dei circuiti sia live che online. Ma ne approfitto, visto che ce l'abbiamo qui ai microfoni, intanto per ringraziare Pierpaolo per essere qui con noi e per chiedergli, bah, insomma, com'è tornare qui ai microfoni con noi e rivedere le immagini dello European Poker Tour, Pier? Beh, allora, intanto ben ritrovati a tutti, a voi due, a tutti gli appassionati. Alcuni mi conosceranno appunto per i vecchi convetti che abbiamo fatto insieme, altri magari mi sentono per la prima volta. Beh, che dire, è una grandissima emozione per me ritornare a questi microfoni a commentare l'European Poker Tour, il circuito più prestigioso di Poker Live, quindi tanta emozione, un po' di nostalgia, devo dire, e tanto piacere di ritrovarmi qui con voi.
Meraviglia, il piacere è tutto nostro, caro Pierre. Allora, mi raccomando, rimani lì con noi perché poi ti avremo ufficialmente tra qualche livello. Oggi ci alterneremo io, Giada e Pierre in queste giornate, però continueremo col classico commento a due. Allora, grazie Pierre, ci sentiamo fra pochissimo, mi raccomando, rimani pronto dai box. Sono qui pronto quando volete. Fantastico. A dopo. Allora Giada, oltre a Camosh qui vedo altri giocatori interessanti che abbiamo anche avuto opportunità di commentare in passato. Dici qualcosa in più su di loro? Assolutamente, abbiamo visto sia l'EPT di Barcellona che di Cipro, sia l'Abat qui inquadrato con questo bel pullover natalizio, per non parlare di Paul Newey, il businessman che ci ha dato grande divertimento e spettacolo nelle precedenti edizioni. Elias Gutierrez, il famoso streamer spagnolo, anche lui protagonista delle nostre passate appuntamenti, e ancora Oleg Vasilchenko, l'ucraino, che al momento, se non sbaglio, è il chip leader, sì, con 1.600.000 chips. Poi c'erano anche Masato Kashiwabara, rappresentante del Giappone, e Dimitar Danchev, il bulgaro. Si giocherà. È una nostra vecchia conoscenza anche lui, Giada, l'abbiamo commentato diverse volte, e proprio anche quando vinse la Pokestaskara BN Adventure nel 2013. Ma è tutto pronto per cominciare, bui 30.000, 60.000, fuoco alle polveri, proprio Vasilchenko apre dall'Under the Gun con coppia di 4. Eh sì, sono molto corti, si giocherà una mano sola, mi hanno detto dalla regia, a 15.000-30.000, che era rimasta dal precedente livello di ieri, e poi si passerà subito al secondo livello, che è il 20-40. Vasilchenko ha aperto fino a 60.000, c'è il call di Gutierrez che difende il suo big blind. 6-7 zic. Rainbow con tre semi diversi, quindi ancora avanti la coppia di 4, però Gutierrez potrebbe sperare in qualche runner. Continuation bet intanto di Vasilchenko, vediamo se Gutierrez andrà a fare qualche move aggressiva con questo double backdoor, ma non credo che voglia andare ad impelagarsi qui contro il chip leader. Proprio subito alla prima mano sarebbe... No, guarda, lo fa invece. Però. Aggressivissimo. Rilancia, 160.000. Eh sì. Doppio backdoor è un tipo di mano che i solver suggeriscono di bluffare con un check raise. E infatti Gutierrez segue alla lettera la famosa GTO e si porta a casa il piatto con un check raise. Wow, cominciamo subito bene qui a Praga. Per chi si fosse connesso solamente ora, abbiamo appena cominciato questa settimana di streaming in diretta dall'Hilton di Praga, dal King's Casino. Quella di oggi è una storica diretta perché non avevamo mai ancora commentato un torneo così divertente come il Bounty. Tra l'altro ci segnalo dalla regia che quel rumore che avete sentito è proprio perché il tavolo che tiene le buste dei Bounty è crollato. Blinds up subito, mano numero 2, 20.000-40.000, eccolo il nostro Enrico Camosci. Fantastico giocatore, tu Giada, lo conosci molto bene, cosa puoi dirci di lui? Beh, Camosh è considerato assolutamente il giocatore più forte in Italia al momento. Lui si è dedicato tantissimo allo studio del poker moderno attraverso i famosi solver di cui parlavamo, e adesso è un regular non tanto dei lidi italiani ma di quelli internazionali, ed è conosciutissimo e rispettatissimo da tutti i regular al mondo, quindi assolutamente un giocatore di primo ordine. Lo short le butta tutte dentro nel frattempo, K donna a cuori per Newey, il nostro businessman che non disdegna i tavoli ai roller,
è il più short con solo 200.000 quando l'average è 700, le mette tutte dentro con questa mano speculativa. Gutierrez con la Doyle Branson ci sta pensando dallo small. Lo Spaita fa questo call con 10-2, neanche dal big blind ma dallo small blind. Vediamo se l'ucraino Oleg avrà una mano dal big. No, decide di foldare. Tra l'altro aveva una mano migliore rispetto a quella di Gutierrez, però i K sono bloccherati da Newey mentre Gutierrez ha due carte vive. Vediamo se riuscirà a prendere questa succulenta taglia subito. Questa subito. Giardina, tu mi insegni uno spite call dovuto proprio a questa dinamica delle taglie qui, no? Assolutamente sì, anche perché sono 5 big blind in un torneo normale, anzi anche in un torneo KO normale con metà montepremi in taglia, con la taglia corrispondente a metà del buy-in, non vedremo mai questo spite call con 10-2. Subito il 10 al flop tra l'altro per Gutierrez, ma ci sono tantissimi outs per Newey perché ci sono tutte le cuori, jack, i K, le donne, veramente quasi metà mazzo, 13 outs, un flip anche dopo il flop. È un bel jack di cuori, regalerebbe una scala colore. Intanto prende la donna, prende una delle sue outs Newey. Ribalta la situazione, a Gutierrez non rimane che sperare in uno degli ultimi 2-10 rimasti nel mazzo. Tolgo e do 5, anzi 6, niente da fare. Quindi c'è il double up, c'era andato vicino Gutierrez alla pesca miracolosa, ma non si finisce bene per lui. C'è il double up per Paul Newey. Cominciamo subito col poker champagne già da oggi. Assolutamente sì, ce lo aspettavamo. Quando sono delle taglie così importanti, poi le taglie, anzi parliamo di queste taglie perché in effettivamente abbiamo detto che sono 9. Uno è praticamente la taglia minima con la possibilità di ripescare. Le altre taglie sono una da 100, una da 50k, una da 20, 4 da 25 e 2 da 10. Quindi sono assolutamente taglie molto molto golose. Naturalmente Giada, ci aspettiamo che la regia ci mostrerà il momento della schicchiata della taglia, no? Sì, assolutamente. Vedremo lo sbustaggio, come si può chiamare? Sbustamento? Mi piace lo sbustamento. Attenzione, Danchev intanto apre da Under the Gun con K10 a picche. Rilancia il minimo sindacale 80.000 mentre c'è asso donna per Labatt, anche lui un piuttosto short. Labatt qui ha un'unica mossa possibile che è quella dell'all-in, solo 10 big blinds. Anche perché schiacciarle tutte. Dopo il raddoppio di Newey, Labatt è praticamente pari stack con l'altro corto, Marcello Bonanata, l'uruguaiano subito dietro di lui. E infatti manda la vasca il francese, ci troveremo attenzione perché c'è anche asso K di Vasilchenko dallo small blind, non può esimersi non può proprio esimersi dal fare all in. There you go. Subito, ancora poker champagne, mano numero 3 della giornata. Andiamo in questo scontro asso K, asso donna, un 70-30 che se tiene ci porterà non solo l'eliminazione, ma soprattutto il primo sbustaggio della giornata. Solo 25% per Labatt. Tolgo e do 6-9 asso, tutto regolare per il momento, solamente 3 outs, solo le donne possono cambiare la sorte del francese. C'è un bel maglioncino natalizio intanto Vasilchenko. Molto carino. Devo chiedergli nulla. Se quelle lampadine si illuminano anche. Ci sarà una batteria, qualcosa che le fa illuminare, per forza. Secondo me 100%. Per forza. Niente da fare, palo per la bye. Quindi abbiamo subito la prima eliminazione.
e Vasyshenko si appresta ad andare a aprire la prima busta di giornata. E consolida anche la sua chip leading, perché partiva già con 1.600.000, adesso probabilmente sarà sulla soglia dei 2 milioni. Eh sì, ha rotto sicuramente quota 2 milioni. Oleg Vasyshenko dall'Ucraina, 50 big blind per lui, viaggia comodissimo, quota 2 milioni e 30 mila. Ah, non ce lo fanno vedere subito lo sbustamento. Penso che il giocatore possa scegliere il momento in cui andare a prendere la busta. Alcuni, dipende da cosa decide il tournament director, alcuni decidono di andare subito, altri invece decidono di mandare tutti i giocatori insieme. Eccolo qua, si avvicina subito invece al famoso tesoretto, questa cassa che sembra proprio un tesoro sommerso dai pirati. È una carta da 100k, una da 50, 4 da 25. Sì. Vediamo un po', rullo di tamburi. Oh. 10, ma draw again. Questa era quella che, famosa che vi dicevo, con la possibilità di cambiare. Bella, bella questa carta. Vediamo. Male che vada, sono 20.000, no! 25. Quindi sono 10 più 25, 35k di taglia. Non male, non male. Non malaccio, si rimane in 7 e dentro c'è ancora il nostro Kamosh. What is love? Per chi lo segue sia su Instagram che sui tavoli dell'online. Giocatore eccezionale, credo che abbia il record di vittorie nel Night on Stars e in più ha Triple Crown online, quindi tre tornei vinti in una settimana che abbiano almeno 10k di prize e 100 giocatori. Fantastico Kamosh. Paul Newey. Oh, a mano. Asso 9 è più deep rispetto al giapponese Masato, quindi opta saggiamente per un fold perché non vuole precludersi possibilità di vincere qualche taglia. Gutierrez invece donna jack suited, è una mano del tutto legittima per aprire dal cutoff. Raise 80,000. Infatti 80.000 il suo raise. Rimane solamente Danchev sul big blind, 4-2, una mano un po' scomodina, però questa è la mano che in genere si va sempre a difendere suited. In questa dinamica particolare del Mystery Bounty, in cui è importante mantenere lo stack per coprire più avversari possibili, e lui ne copre tre perché copre Masato, Newey e Marcello Bonanata, forse poteva anche evitare di chiamare per rischiare stack. Però una bilatera. Stack che rischia sicuramente su questo flop perché trova un progetto di scala bilaterale, mentre il suo avversario ha un progetto di colore. Quindi è un progetto più forte del suo. Vediamo se Danchev andrà all-in su questa continuation bet di Gutierrez. Ah, Gutierrez l'ha fatta enorme la continuation bet proprio per cercare di metterlo all-in subito. Infatti ha tirato quasi close to pot, 150.000. Ottimo giocatore anche equity. Gutierrez. Sì, non li lascia praticamente odds per inseguire i suoi draw. Ma Danchev fa call ugualmente. How weird.
Quanto è strano questo scollo. Probabilmente non immagina che il suo avversario abbia draw, pensa che abbia una mano fatta, e questo gli fa credere di avere 8 outs pulite per la bilaterale, quando noi sappiamo essere in realtà 6. Tuttavia trova una coppia di 4. Vediamo se Gutierrez deciderà di metterlo ancora in all-in. Probabilmente sì. E infatti lo mette in all-in. Adesso per Danchev è una decisione davvero sick. Come dicevo prima, nel Mystery Bounty è davvero importante rimanere più deep rispetto a dei giocatori per poter aspirare a prendere le taglie. Lui ha investito tanto in questo pot. Come diceva McDermott in Rounders, le chips che hai davanti valgono più delle carte che hai in mano. Absolutely. Oh, il primo absolutely di giornata. Di giornata. Ha giocato bene qua lo spagnolo, ha messo moltissima pressione, non è assolutamente facile per Danchev, anche se noi da casa vediamo che in questo momento è in vantaggio. Forse sarebbe stato meglio per lui andare all-in al flop sulla puntata di Gutierrez, anche se effettivamente Gutierrez non gli aveva lasciato molto spazio di manovra per una fold equity. Adesso comunque si fa veramente difficile per lui questa chiamata. Questo è il motivo per cui io suggerivo il fold preflop con una mano che in un torneo normale invece avremmo sempre difeso, perché le dinamiche sono davvero toste. Infatti Danchev folda la mano migliore al turn. Ottima giocata per Gutierrez, che approfitta del proprio stack e mette massima pressione al suo avversario. Un Danchev secondo nella money list bulgara, dietro solo ad Alex Kuleb, un'altra nostra vecchia conoscenza. Forse qualcuno si ricorderà di Dimitar Danchev, non solo per quel primo posto alla PCA del 2013 che commentammo in diretta all'epoca, ma anche per il suo secondo posto nell'EPT di Sanremo del 2011, quello che poi vinse Patejfuk, e dove a quel tavolo finale arrivò settimo anche Rocco Palumbo. King 9. King 9. No. Wow, Newey mi sa che le rischiaccia tutte stavolta. Sì, sì, anche perché il big blind è il giapponese e lo copre, quindi non ha pressione ICM qui. Manda la vasca Newey. Attenzione. Attenzione. Gutierrez, K-Donna suited. Secondo me qua ci sarà un'altra spaitata, che in realtà ci sta qui, non è uno spite come il 10 e 2 di prima, ma K-Donna suited in una dinamica del genere contro un 12x è un call molto molto più legittimo. Un 60-40 dei più classici, vediamo cosa deciderà di fare Gutierrez, ma sicuramente ci sarà lo scontro. Eccolo lì, infatti c'è il call. Il nostro Camosh inquadrato adesso, ancora non è riuscito a entrare in azione, il nostro italiano. Beh, devo dire comunque che c'è Masato Kashiwabara che è lì tutto bardato con la mascherina e non si vedono neanche gli occhi, sembra un po' un ninja nascosto, invisibile a tutti. Piano stile ninja giapponese. Come se non ci fosse là. Sì, guarda, è proprio completamente... si confonde quasi anche con lo sfondo nero dietro, non si vede, si nota solo il collo. Allora, 60-40, subito donna per Gutierrez. Donna per Gutierrez, Newey. Tanti cuori però per Newey, quindi ancora una situazione di quasi flip dopo il flop.
Sì, percentualmente migliora la sua equity dopo questo flop con due cuori. Ma la seconda dama li toglie ogni chance, ogni speranza, perché dà un full a Gutierrez. E quindi vediamo se arriva anche il cuore di Beffa. No, non arriva. Perdiamo. Chiude proprio full. Sì. Migliora anche il suo full. Sì, assolutamente. Prende anche il K. Sì, Newey stava sperando no, era proprio Drawing Dead. Stavo pensando l'ultima dama, no, perché sarebbe stato poker, quindi Paul Newey ci saluta in settima posizione. L'avevamo un po' predetto prima di partire oggi, Giada, quando avevamo visto la situazione di questo final table, avevamo detto mi sa che oggi ne vedremo delle belle fin da subito, ne usciranno come le mosche. Sicuramente sì, soprattutto per quanto riguarda i corti, poi secondo me ci sarà una situazione di stallo, tre left in cui tra l'altro i deep sono dei regular pazzeschi, quindi secondo me vedremo dell'ottimo gioco nelle fasi finali e quindi se ne potranno vedere delle belle anche proprio tecnicamente post flop, perché una volta eliminati i corti saranno tutti deep. Almeno 40 a bui. E si va alla pesca miracolosa. Prima già ha preso un 10.000 più 2 e un 25.000. E adesso vediamo cosa pescherà. Vediamo un po'. Il nostro Gutierrez pescherà il 100K? No, quello lo vogliamo per il nostro Kamosh. Assolutamente. Tolgo e do, spizzo piano piano, gli zeri ci sono. 50! 50, quindi è la seconda taglia più grande che ci sia. Not bad, dice. Non male per niente. Bravo Gutierrez. He was lying. 50K. Congratulations. Thank you very much. Quindi fino adesso abbiamo avuto Vasilchenko che ha pescato 35, un 10 più 25 e un Gutierrez un 50.000. Si rimane in 6 qui a Praga. Questo è per la prima volta il Mystery Bounty, streamato online, in diretta, dall'Hilton Kings Casino. Dai, adesso speriamo che sia il nostro Kamosh a prendere una bella taglietta dei due più corti. Sì. Ma è Gutierrez. Asso! American Airlines. Easy fold per Kamosh. Eccolo! Kawashibara, il ninja, è in all-in. Che timing, ragazzi! Wow! Easy call per Elias. In the first bullet. I got you now, maybe? Il nostro ninja decide di metterle tutte con coppia di 4, ci stava, era veramente corto, non poteva aspettarsi che Gutierrez, subito dopo la straordinaria eliminazione di prima, si ritrovasse già con coppia d'assi in mano. Sì, 6 big blinds per lui, il più corto del tavolo, con una coppia doveva sicuramente metterle tutte. Nessuno. Non mi sembra che questo flop porti qualche aiuto per lui. Another clap. Another clap. Do not suffer as much. Like four? Four flops? No. Tre, che palo! L'Amorose. Solo due outs, classico 5% a river per il giapponese, o vedremo lo sbustamento di un'altra taglia. Pogo do 2, niente da fare. Kashiwabara torna a casa come un ninja, guardate, non si vede più neanche qui.
completamente completamente mimetizzato dall'ambiente. Guarda, ho perso il conto delle mani, ma quante ne abbiamo giocate? Sono tipo 5? Sì, 5-6 mani e abbiamo perso già 3 giocatori. Ah, dice, vedi? È simpatico come funziona il mondo del poker. Prima i bullets, cioè la coppia d'asti, era proprio in mano a Kashiwabara. Sì, è stato eliminato al suo primo buy-in. Gutierrez era stato eliminato proprio da Kashiwabara con gli assi, e invece nel secondo bullet, questo qua, è stato lui ad eliminare il suo avversario con gli assi di nuovo. Vediamo che pesca. Lasciaci quella da 100k per il nostro Kamosh, mi raccomando. Ok, già pescato bene prima. Già pescato il 10, il 50, direi un 10, su, su. Oh, rullo di tamburo. Classici 3-0, poi un altro. Vediamo un po' se ce ne sarà un altro, se ci sarà un 5 per un 25.000. Ah, un altro 0. Oddio. 10. Oh, oddio, la più grande! La 100.000. Vabbè, ma che fortuna ha Gutierrez. Fantastico, ne elimina uno, si ritrova Dassi. Scappina 50, poi 100. Adesso però che non ci sono più le taglie grandi e che la massima taglia è da 25, cambiano le dinamiche, perché ovviamente non vedremo più spite call eclatanti, visto che il payout normale si fa più importante di quello in taglie. Insane. Giustissima osservazione, Giada. It's insane. It's insane, dicono al tavolo. È incredibile. Assolutamente è folle. Sì. Kamosh intanto asso 5 dal cutoff. Vediamo se deciderà di rilanciare a 15 bui circa. Copre il bottone che è corto. Decide opta alla fine per un fold, proprio perché gli altri dietro sono più corti di lui, quindi non vuole andare a rischiare. Come dicevo prima, adesso che le taglie sono le taglie più grandi sono andate, l'ICM si fa super pressante, quindi con asso 5 off è giusto non andare a rischiare la propria tournament life, essendoci Bonanata con soli 275.000 e Danchev con 11 bui. 4-4. In teoria questo sarebbe uno spite un po' troppo marginale, con le taglie massime che non ci sono più. Però forse si sente in un periodo di good run. Vediamo se deciderà. 2 milioni e 100 davanti, dice, ma sì, va. Eccolo, infatti, spite vero. Vabbè, Danchev dice, tutto sommato non è male, dai. Parte sicuramente davanti. Un 75-35 più o meno, anzi, un 70-30, forse qualcuno... Eh sì, sono anche suite dei K10... di Danchev. There we go. Subito il 10. Stavolta lo vedo scomodo Gutierrez. Non ci sono neanche fiori per aiutare. Ha solamente bisogno di una donna al momento, oppure di un runner strano. Non ci credo. E vabbè, ma ditelo che è il giorno di Gutierrez. È una giornata da ricordare questa per lo spagnolo. OK, 10 per il controscoppio, altrimenti si riva alla pesca. Boom, zic! Wow! Ne wow, fa wow, fuori wow. Un altro. Giada, sembra una di quelle puntate condensate che commentiamo per la TV dove si mettono solo le mani delle eliminazioni. Invece sì, questa è diretta. Sì, vera. Sì, sì.
Incredibile, siamo rimasti già in quattro, mezzo tavolo finale già andato. Per fortuna il nostro Camosh è ancora dentro, anche se Elias Gutierrez oggi è in vera grazia. Si presentava da chip leader, anzi da era secondo dietro a Oleg Vasishenko, poi si è agguantato la leadership e adesso sta lì saldo 2 milioni e 6 per lui. Intanto Gutierrez, se non sbaglio, ha deciso di non andare a pescare subito l'altra taglia, ma di prenderla più tardi. Sono rimaste quindi tre taglie da 25 e una da 10, se non sbaglio. Vediamo, la 100 è andata, la 50 è andata. Sì, tre taglie da 25 e due da 10. No, perché perché non l'ha pescata. Sì, sono 5 taglie, esatto. Intanto guerra di bui fra Gutierrez e Oleg Vasilchenko. Check da parte complete da parte dello spagnolo e check da parte dell'ucraino. Prende una top subito air. Un rotto. Gutierrez non ha davvero nulla da dire su questo flop. Secondo me potrebbe essere un check fold facile già qui, anche perché Vasilchenko dovrebbe valubettare. Il board è drawy e infatti snap fold per lo spagnolo. Quattro rimasti dei 56 che hanno iniziato ieri questo torneo, il Knockout Bounty, Mystery Bounty. C'è Camosh che sta discutendo al tavolo. Non ho seguito bene quello che stava dicendo. No, non ho sentito. For a solver it should be the same, but for human maybe no. Forse vogliono trovare un deal magari su anche sulle taglie. But I'm still not sure. Put edge against his aces. And against him too. Sì, probabilmente stanno discutendo dell'equity delle mani precedenti. Ho sentito Enrico che diceva probabilmente un solver sarebbe stato d'accordo con le sue giocate, o comunque stava dicendo che c'è la differenza tra quello che probabilmente avrebbe detto un solver e quello che invece poteva pensare uno human. Eccolo qui, inquadrato, si guarda probabilmente il tabellone, il clock. Sì, esatto, sta guardando il pay jump e tutto. Come dicevo prima, quando l'ICM si fa così pressante con uno molto più corto di te, che è l'uruguaiano, opta per un fold diretto con K3, che è una mano che normalmente andremo sempre a difendere dal big blind contro il bottone. European Poker Tour Praga, all'interno del Hilton Hotel nel King's Casino, che ospita questo festival che chiuderà la stagione numero 17 dello European Poker Tour. Oggi io, Giada, ma anche Pierpaolo Fabretti, che ci ha raggiunto all'inizio per un veloce saluto e poi dopo tornerà in diretta qui con noi nei livelli successivi, vi terremo compagnia sia oggi con questo tavolo finale del Mystery Bounty, poi da domani col Day 2, fino ad arrivare al Final Table di domenica del Main Event.
C'è l'all-in intanto. Eh sì, contro due corti sui bui, l'unica mossa corretta qui è l'all-in diretto e infatti Vasilchenko lo sa e va in all-in per mettere pressione agli altri due. Ma c'è Kamosh che ha chiamato, sì, ha una coppia di sei, sa di crashare il range del suo avversario e ha snap chiamato. I'm honest. Quindi si gioca questo colpo al quasi al 70%. Vai Kamosh! Dai, speriamo. Andiamo con questa coppietta. Subito in un raddoppio. Oh, go, and the flop comes. 4-2-9. Tutto regolare, Vasilchenko prende solamente un 4, ma non basta perché Kamosh è ancora avanti. Club for the show. Chiama anche una carta a fiori per lo show. Ma meno male che non cade al turn. club is more. Quindi ancora 5 outs per Vasilchenko. Deve trovare o un altro 4 o un asso. Tolgo do and the river is. Check, vai con ottimo raddoppio per Kamosh. Ottimo raddoppio, si porta oltre 1 milione, quindi si avvicina all'ucraino. Mentre l'uruguaiano è davvero, davvero corto. Ottimo spot per il nostro Enrico Kamoshi, che gioca la prima mano di questo final table e fa double up. Ecco il tabellone che ci mostra che effettivamente rimangono ancora 3 taglie da 25, 2 da 10. Altro giro, altra corsa. L'uruguaiano shortissimo è sullo small blind, quindi dovrebbe andare in all-in con un ampio spettro di mani. Eh sì, rimangono solamente meno di 200.000 per lui. Tutti gli altri hanno almeno 1 milione davanti e poi il chip leader Gutierrez 2.700.000. Vasilchenko intanto apre con asso donna. Veloce fold di tutti, anche Gutierrez qui con donna 4, penso che opterà per il fold, infatti. Si sta ragionando ancora sui bounty e le dinamiche che cambiano al tavolo il nostro Kamosh. Sì, dicono ovviamente quello che già avevo preannunciato, cioè che adesso non si dovrebbe gamblare troppo, non si dovrebbero giocare mani troppo marginali o troppe spite, perché le taglie grandi sono andate e i pay jump sono rilevanti. Eccolo lo short che le mette tutte. K3 suited, una mano anche legittima per Gutierrez contro un giocatore che ha 4 bui. Infatti non ci pensa più di tanto e va a fare il call. Vediamo se ci sarà una mano dietro. Ah sì, perché Vasilchenko ha asso 8. Chissà se deciderà di mettere addirittura in all-in. Eh sì, si isola. Vuole lui la taglia di Bonanata. Ci sta, c'era già anche della dead money e quindi andiamo a giocarci questo heads up asso 8 contro jack 9. Dovesse prendere jack con 9, quindi Bonanata farebbe più che triple up, visto anche il call di Gutierrez. Exactly. Eh
Heads up. As 8 contro Jack 9. And here comes the flop. Subito un jack a faccetta. Vicino al triple up, buona nata. Vediamo se arriverà un asso per l'eliminazione. 4 tutto liscio. Solo 3 out. No. 93 volte su 100 c'è il triple up per l'uruguaiano. Tolgo e do, and river is donna. C'è il triple up. Ok, adesso dovrebbe portarsi a sempre più short, eh? Sempre sotto il milione, però almeno adesso si dovrebbe avvicinare, eccolo qua, 5,65 per lui. Sì, eccolo qua, il chip count. Cioè non abbiamo neanche giocato 45 minuti, siamo ancora a livello iniziale, si dice Camo. Eh sì. Di nuovo l'argentino, stavolta primo a parlare. 6-5, decide di fare un call all'impato. Ah no, a raise 100.000. Ha rilanciato. Per 2.5 con 6.5 suited. Hai capito? Appena ha fatto due chips subito. Beh, si allarga il range. Non può difendere con 7-2 off la mano peggiore che ci sia. Ah, ecco perché il Mr. Bounty era in programma, aveva un day 2 sempre da 30 minuti per livello, invece i giocatori hanno accordato insieme allo staff di allungare i livelli a 45 minuti, visto che erano rimasti solo in 8 al day 2. E quindi mancano all'incirca 10 minuti alla fine di questo primo livello di giornata. Non ci sarà il break, perché il break ci sarà ogni due livelli, quindi si continua a giocare e poi il break ci sarà alla fine del prossimo. Nata intanto difende con 5-3 suited dal big contro la coppia di 7 di Vasilchenko. Un incastro per la scala. Vediamo se Vasilchenko andrà in continuation bet. Però ci sta pensando tanto, ancora non ha fatto check. Vuole donk bettare, buona nata. Ah no, pensava che dovesse parlare prima al suo avversario di lui. Andiamo bene. E donk betta, sì. Esce puntando con questo incastrino. Abbia fatto un giochino di deception. Che abbia mascherato, che voglia far pensare al suo avversario, a confonderlo. Ma comunque Vasilchenko fa call e arriva un altro 2 che accoppia il board.
Bottom here? Yeah, this is bottom. I'm bottom here, big blind. Check. Checca ora Bonanata su questo 2. Vediamo se Vasilchenko punterà o se deciderà di checkare back per non dare delle free cards al suo avversario. L'ha un po' confuso in effetti la checka back, che diceva non ho capito, sta chiedendo incastro a river, incredibile. Lo sapeva, era confuso il vecchio volpone. Punta 175 o 200, 200, quindi mezzo pot circa. Vasilchenko, nella confusione creata da questa giocata strana, potrebbe forse pagare con la sua coppia di 7, però non batte neanche degli eventuali 8 in mano al suo avversario, quindi potrebbe anche optare per un fold. Ovviamente noi non sappiamo l'history fra i due. Pur vero che una value bet al river con una second pair al flop da parte di Bonanata non la vedo molto, potrebbe veramente o avere l'asso o essere in bluff. E qui Vasilchenko sta pensando, bah, mi hai veramente confuso con quella storia di chiedere dov'era il bottone, di far finta di non sapere se eri il primo a parlare. Chissà se l'ha fatto un po' tiltare. Trova il fold alla fine. Trova il fold. Ottimo. Un gunshot raccolto per strada per l'argentino, che poi comunque alla fine non è riuscito a massimizzare. Sempre lui il più short, sempre l'unico sotto al milione, anche se ci si sta avvicinando di prepotenza con 8,50. Siamo su 1 milione tondo tondo, 1 e 2 per Vasilchenko e poi Gutierrez ancora 2 milioni e mezzo, il chip leader indiscusso. K3 Vasilchenko. Arriva all'attacco, veramente super attivo l'argentino da quando ha fatto due chips. Eh sì, però qui non si trova bene perché c'è una coppia di jack in mano a Gutierrez, che oggi sta davvero in god run. God run, mi piace. Run like a god. Quando è stata l'ultima volta che hai runnato like a god, Giada? Troppo tempo fa. Lo sapevo, anzi mi aspettavo da te, il classico non mi è mai successo. Attenzione, attenzione, perché Bonanata ha fatto il classico limp shove dallo small blind e Gutierrez lo ha ovviamente snappato con la coppia di jack. ...70-30 per l'argentino, chissà che non trovi un altro incastro fortunoso anche in questo spot. Un piatto che gli varrebbe la seconda posizione nel chip count. 8-6-10 con due picche, tutto liscio so far, c'è sempre bisogno solamente di un asso. Wow. Che scoppio, gliel'abbiamo un po' tirata a Gutierrez forse con questa god run. L'argentino anche lui sta bello in fiamme. È un vecchio volpone l'argentino. Colgo e do 4, tutto liscio e quindi c'è di nuovo double up per l'argentino. Si porta 1.730.000, supera Gutierrez, si porta secondo nel chip count. Anzi, scusa, supera Vasilchenko e si porta secondo nel chip count. Incredibile. Lui è sicuramente il giocatore più imprevedibile di questo final table.
Anzi, scusa Giada, adesso che la grafica si è aggiornata, Bonanata è chip leader. Wow, chip leader addirittura. Sì, sì, gli stack a questo punto smuovono tantissimo e quindi si passa in un paio di colpi da super short, come era lui, addirittura chip leader del tavolo. Wow, wow, wow. Incredibile. La regia ci avvisa che nel day 1B del main event abbiamo già raccolto 500 giocatori. Domani cominceremo la diretta del main con il day 2. Eh sì, ci sono tantissimi giocatori italiani, sono, li ho visti entrare in sala e schierarsi, tutta la combriccola di Fabio Peluso, Candido Cappiello, Alessandro Picchieri, Deneb, Ettore, c'è anche Ale 779, sono davvero tanti, per non parlare di Eugol, Barrancamp, ci sono tanti rappresentanti dell'Italia che speriamo di vedere domani ad un TV table. Ho visto anche la tua bella story con proprio il buon Enrico Camosci. Se volete andarla a vedere, trovate Giada su Instagram come @giada.fang. Andatevi a vedere la storia insieme a Camosci in diretta da Praga. Intanto abbiamo ancora guerra di bui fra Gutierrez e Vasilchenko. Mi sembra che finora si siano dimostrati abbastanza rispetto. Questo flop però potrebbe promettere qualche scintilla, perché c'è flash draw per Gutierrez e un incastro di scala per Vasilchenko. Gutierrez che va a puntare un buio, Vasilchenko non può foldare e infatti fa call in position. Non aiuta nessuno dei due, però Vasilchenko ha il vantaggio della posizione e potrebbe avere diversi set in mano, sicuramente ne ha più lui che Gutierrez. Infatti Gutierrez checka, penso che sia in check call. Vasilchenko punta invece. Punta grosso, anzi forse mezzo pot, sì mezzo pot. Easy call da parte dello spagnolo con il suo progetto, asso che non aiuta nessuno dei due, vediamo se Vasilchenko porterà avanti il suo bluff. Qua potrebbe controlla fare ancora tranquillamente un 300.000, 75% circa. Può tranquillamente rappresentare il 7 e infatti sì, 350. Fa close to pot, easy fold per Gutierrez. Ottimo Vasilchenko che porta a casa il piatto con la mano peggiore, anche se Gutierrez aveva solamente un jack carta alta. Fantastico, siamo entrati nel nuovo livello Giada. Allora che ne dici di andare un po' nei box lì a Praga a raccogliere un po' di informazioni su quello che sta succedendo nel main al day 1B, così da venircelo poi a raccontare fra un pochino? Certamente, infatti andrò a fare un bel giretto in sala e raccogliere un po' di testimonianze dai nostri amici pokeristi schierati. Fantastico, allora grazie Giada, ci risentiamo tra pochissimo, mentre do di nuovo il benvenuto al buon Pierpaolo Fabretti che ci raggiunge in regia
mentre Blinds Up 25-50.000 con un ante di 50. Eccoci qua, ciao Alberto, ciao a tutti i nostri amici all'ascolto. Eccoci qui, caro Pier, come arrivi? C'è subito l'argentino under the gun che decide di andare ad attaccare con K9. L'ho visto, Bonanata, un po' il giocatore, un po' la variabile impazzita di questo tavolo finale, rimasti in 4, ho visto prima lo scoppio con Asso 2 contro Jack Jack, chiaro che con questo rimasti in 4 con questi bui il gioco diventa anche più aggressivo, però Bonanata forse quel colpo un po' esagerato, vediamo qui. Asso 8-10, c'è subito l'asso per il nostro Camosh. E anche l'otto. Sì, ottimo flop per Camosh. Qui c'è la continuation bet di Bonanata, 125.000. Abbiamo detto dei bui che sono aumentati, adesso sono 25.000-50.000. C'è un board ovviamente ottimo per Enrico. Potrebbe imboscarsi qua, che ne dici? Solo un call con lacrima. Potrebbe fare call, anche se, come vediamo, poi sarebbe difficile estrarre ulteriore valore, quindi invece raisando qui può anche rappresentare delle draw su un board molto, molto drawy, perché ci può essere sia draw di scala che di colore, e viceversa nel caso in cui la draw fosse nelle mani dell'avversario lo costringerebbe subito a giocarsi lo stack. In questo caso noi chiaramente, vedendo le carte, vediamo che Bonanata difficilmente può reggere a questo raise, infatti c'è un veloce fold da parte sua. E bel piattino per il nostro italiano. Beh, porti subito bene, Pier, bene. Ben arrivato, bravo. Grazie. C'è da dire che vedendo un po', diciamo, la storia dei quattro left, l'italiano chiaramente è il giocatore più esperto e più titolato, quindi ci aspettiamo molto da lui. Speriamo che riesca, anche supportato da un po' di buona sorte, a far valere le sue skills. Assolutamente. Altro giro, altra corsa in quel di Praga. Siamo all'interno del King's Casino. Per chi si fosse connesso con noi solamente adesso, beh, innanzitutto bravi, ottima scelta. Qui con voi ci sono Alberto Russo, Pierpaolo Fabretti, che commentano questi quattro left rimasti al tavolo finale di un torneo molto particolare, il Mystery Bounty. È un nuovo format che da un po' spopola nei circuiti, come sempre tutto nasce un po' dall'America. Questo è stato un torneo, credo, inventato all'interno del Wynn di Las Vegas, che poi è diventato parte integrante dei format anche dei tornei europei, e adesso addirittura diventa anche streaming. Di nuovo l'uruguaiano. Sì, c'è stata l'apertura dal bottone dell'ucraino con Jack 8, qui floppa donna 10 con due cuori, quindi un gut shot, una scala di incastro con il 9. Bonanata ha difeso con Asso 6 dal big blind, arriva la cuori al turn, 3 di cuori che apre il flush draw per il giocatore sudamericano, che fa ancora un check. Vediamo se Vasilchenko continuerà la sua azione. È chiaro che qui ora Bonanata ha anche la possibilità di chiamare ancora una strada. Due hanno circa lo stesso stack davanti, 1.300.000, pot 2.75. Eccola qui la second barrel di Vasilchenko. Abbiamo 100.000, la fa piccola, meno di mezzo pot. E c'è il call, just call di Bonanata, che chiaramente non gli è parso vero di comprarsi questo river spendendo così poco, e il river è ottimo per lui perché, come vediamo, chiude colore nuts nel senso del colore, non in assoluto, perché chiaramente essendoci il board pairato ci possono essere dei full, però in questa dinamica è chiaro che Bonanata qui si mette in check call, se non in check raise, ammesso che Vasilchenko voglia continuare nella sua azione di blackjack.
piatto è 4,75, chiaramente Vasilchenko ha un'unica opzione per vincere il piatto, che è quella di puntare ancora, eccolo qui, infatti non ha valore di showdown, quindi o si arrende o punta, e in questo caso va la third barrel, va con una terza puntata, stavolta lo stupot, sì, la fa più consistente, 300.000, lo sappiamo che chiaramente l'americano non passerà mai, se probabile un raise, vediamo. Credo abbia fatto solo call, ha tirato un po' di chips dentro. Ah no, addirittura ha detto all-in. Sì, ha fatto all-in, chiaramente un fold dei più facili per Vasilchenko, che non aveva alcuna possibilità di vincere il piatto. Veramente in rush, buona nata, era lo short del tavolo, adesso è ampiamente il chip leader. Eh sì, incredibili montagne russe per lui, ma soprattutto è riuscito a togliere la run al povero Gutierrez, che aveva iniziato veramente in grande spolvero questa prima fase, questo primo livello di gioco, e poi si è scontrato invece con la run ancora migliore di proprio l'argentino. Sai, Pier, che nelle dirette precedenti con Giada scherzavamo spesso su questa nuova come dire, ondata di brasiliani che sono un po' i nuovi svedesi, no? Quelli dei nostri tempi. Adesso forse anche gli argentini, vista anche la vicinanza geografica, forse possono rientrare in questa categoria. Super aggressivi, quindi super aggressivi, come erano gli scandinavi agli albori del popolo. Tempi. Esatto, sì. Beh, loro ce l'hanno un po' anche nello sport, nel calcio, il gioco fantasioso, il gioco aggressivo. Esatto. Magari è un po' l'inconscio collettivo dei sudamericani che li porta ad essere anche molto spettacolari. Ed è ancora molto attivo, è qui con 8-9 in guerra di bui. Va a vincere anche un tested dopo un rilancio pre-flop, il buon Bonanata. Dicevamo di Gutierrez, che comunque, anche se si è un po' frenata la sua run, ho visto, si è portato a casa già 150.000 di bounty, quindi comunque male. Una giornata che non inizia male per lui. Ho visto di peggio, diciamo. Sì, sì, c'è di peggio. Hai mai giocato un torneo di questo genere, Pier? No, live non mi è mai capitato, perché come dicevi questa è una variante degli ultimi anni e quindi live non mi è ancora capitato di giocare questa tipologia di tornei. E chiaramente sono tornei molto influenzati dalla presenza dei bounty, adesso un po' meno perché essendo usciti i bounty quelli più grandi, è chiaro che adesso il payout principale è più interessante. E quindi si è perso un po' l'abbrivio delle prime mani in cui l'abbrivio in cui si tende a fare dei call anche un po' marginali, perché chiaramente vincere un bounty da 100.000 è più importante del payout principale, quindi le dinamiche. Che bello, questo sì che è poker amarcord, mi ricorda i bei tempi di quando effettivamente commentavamo insieme su Poker Italia 24, altri lidi, e tu eri un po' quello sempre dal linguaggio forbito. Che cos'è che hai detto? Ripetimela, che era bella, l'ho dimenticata? L'abbrivio. Gutierrez intanto continua a martellare questo tavolo, nessuno vuole più metterle dentro. Ah no, Gutierrez qui si è accaparrato la situation. Vediamo un po', c'era stata l'apertura di Bonanata e poi il raise all-in di Gutierrez, che ha cercato di rimettere un po' i puntini sulle i. E sì, quindi sì, adesso è probabile che ci sia un po' un'attenzione particolare per Bonanata da parte degli altri due giocatori più esperti, nel senso che chiaramente ha uno stack profondo, è un giocatore che come vediamo è molto attivo e quindi i giocatori più esperti, più talentuosi cercheranno di attaccarlo. Questa potrebbe essere una dei motivi delle prossime mani, vediamo. Intanto c'è l'apertura dal botto. E Gutierrez da quando ha fatto il primo double up ha praticamente giocato il 100% delle mani, non ne molla una. E adesso va proprio da bottone ad attaccare il
lo small di Vasischenko. Sì, è l'all-in però dallo small blind, 780.000, e c'è il fold. Tutto da copione, donna 10 suited, dallo small blind ci sta una mano con cui si può andare all-in, anche perché chiaramente l'apertura del bottone può essere fatta con un range di carte molto, molto ampio. Questo il giocatore sullo small lo sa, ha una mano più che legittima e è andato lì. Rimasti in quattro d'altronde con queste dinamiche sia di stack che comunque anche del bounty, che seppur minori con un pelo continua a influenzare questo tavolo finale, queste dinamiche di raise e poi all-in, tribet all-in, sono cioè c'è da aspettarsene parecchie. Sì, sì, assolutamente, i bui sono importanti e comunque sì, i bounty sono usciti quelli grandi, ma comunque ci sono ancora bounty molto interessanti. Ho sempre soldi, come direbbe Maccio Capatonda. So soldi. Altra apertura dal bottone, mini race di Vasilchenko, call di Bonanata che difende con 6 e 4 dal big blind, 6 e 4 off. Se si poteva evitare, però abbiamo visto che è un giocatore molto estruso. E flop un gutshot con il 5 chiuderebbe la scala, ma ovviamente Vasilchenko, come vediamo, ha preso la top pair, top kicker, è in posizione. C'è stato il check di Bonanata dal big blind, qui ci aspettiamo la continuation bet, che comunque il board può essere pericoloso, ci sono 7-8 di pick, quindi possibilità di draw multiple. Attenzione, comunque è Bonanata che prima già ne ha incastrato uno di gutshot, eh? Sì, vediamo sì, se qui. Ho visto. Vediamo se se lo va a cercare. 150.000, una puntata del bottone. Questa volta sceglie di essere un po' più prudente, più miti consigli. Comunque, come dicevi tu, Enrico Camosci sicuramente è il più titolato a questo tavolo. Abbiamo ricordato anche prima che questo straordinario giocatore italiano, considerato da molti, ha ragione, sicuramente forse uno dei più forti al momento. È veramente incredibile il suo palmarès, sia online che live, braccialetto World Series, 3 Triple Crown. È veramente un fantastico giocatore che a questo tavolo ha sicuramente il palmarès decisamente migliore rispetto agli altri. Marcello Bonanata, veramente nulla da segnalare su di lui come vincita in carriera. Oleg Vasilchenko, l'ucraino, comunque si è portato a casa un titolo World Poker Tour proprio qui a Praga nel 2016, e mentre invece Gutierrez, uno streamer piuttosto famoso in Spagna, credo abbia raccolto come miglior postazione live un 15° posto all'EPT di Barcellona nel lontano 2012, quindi effettivamente non ce n'è per nessuno sulla carta in questo tavolo al momento per Camosci. Intanto c'è azione al tavolo perché c'è stata l'apertura under the gun di Vasilchenko e la tribet dallo small blind di Bonanata con donna 10 suited, asso 5 di picche per l'original raiser, che gioca una dei token per prendere più tempo di pensata. Eccolo qui, asso 5 di picche. È una buona mano, ma la mossa di Bonanata è abbastanza strong perché è andato a tribettare fuori posizione, e infatti Vasilchenko decide per una linea più prudente e va a passare una mano come asso 5 suited, che chiaramente in una dinamica del genere potrebbe spesso trovarsi dominata. E poi mi piace st'argentino, nella sua follia c'è del metodo, secondo me. Sì, comunque si sta facendo rispettare, chiaramente è stato un po' sostenuto da una buona stella, però sì. Adesso prova a sfruttare il momento, mette pressione, si difende strenuamente, devo dire.
Dicevi di Camosci, io me lo ricordo le prime volte che si era affacciato sia all'online che al live, era veramente giovanissimo, il che chiaramente di contro ci penalizza, Alberto, perché vuol dire che sono 40 anni. Sono passati tanti anni e io me lo ricordo proprio agli albori della sua carriera, e poi effettivamente ha fatto una carriera eccezionale, probabilmente uno dei torneisti più talentuosi degli ultimi anni. Di nuovo in azione il buon uruguaiano. Eh sì, questa volta mano molto buona per lui dal bottone, non trova però nessuno che gli fa azione, quindi in camera un altro giro di bui. Allora, faccio un veloce giro di chip count. Bonanata è sempre lui il chip leader, l'unico sopra i 2 milioni, con 2 milioni e 2 praticamente, seguito da 1 milione e 3 di Gutierrez, 1 e 2 di Camosci, e poi l'unico sotto al milione di pochissimo, l'ucraino Vasilchenko, con 9,95 davanti. Altra mano. Hold di Bonanata, Gutierrez, il bottone. Hold dal bottone, K2 per lui. Andiamo in battaglia di bui fra Vasilchenko, 8 e 4 offsuite per lui. E c'è il walk, nulla da segnalare. Tutti passano, vediamo, gira la mano Camosci, donna 10 off, sicuramente era una mano con cui poteva difendere dal big blind, però è stato il walk, e comunque fa sempre piacere questi momenti. Tra l'altro penso che sia stato anche il primo della giornata, se non sbaglio, non ne avevo visti so far. 1.3. Ne approfitto, caro Pierre, per salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo sui vari portali, da Sopoker, Italia Poker Club, e poi naturalmente Poker Stars News, che ospita anche sul suo canale YouTube questa diretta streaming. Siete tantissimi, siete più di 500 già a seguirci in queste prime ore di un semplice pomeriggio di un martedì qualsiasi, direi. Mentre Camosci spilla donna. Vediamo se riuscirà a farla fruttare. Dallo small blind c'è stato il call. Bonanata ha ceccato dietro dal big blind. Un board 9-4-6 rainbow. Quindi c'è la coppia di 4, la bottom pair per Bonanata. Camosci prova a far scoprire l'avversario, però c'è ancora un check dietro. Attenzione, perché questa 10 dà degli outs in più a Bonanata, potrebbe chiudere una scala con l'8 alla bottom pair. A questo punto Camosci forse qui deve fare una piccola puntata dopo il check al flop, e infatti eccola che la prepara, 100.000 probabilmente, vediamo, 75.000. Gli ha atteso una trappolona per il momento a bocca Bonanata. Attenzione però al 20% di equity, che per fortuna non si trasforma a river. D'altronde questo 9 potrebbe dare l'illusione a Bonanata di avere del valore allo showdown con la sua coppia di 4. E quindi forse Camosci, facendo una piccola value bet, potrebbe estrarre ancora valore da questo piatto. Spot già 300.000, guardiamo i bui 25-50. Eccola qui. 2,25? Fa due terzi pot, sì. 2,25, un'ottima puntata da parte sua. E non è escluso un call di Bonanata, che potrebbe sentirsi buono con la sua coppia di 4. E infatti comincia a pensarci. Vediamo se è un delfino curioso l'uruguaiano. Beh, Camosci ha nascosto bene la forza della sua mano, perché non ha raisato pre-flop, c'è stato il check al flop, una piccola puntata al turn dove comunque c'era molta possibilità di draw, sia di fiori, sia di scale varie, e questo 9 che dal punto di vista di Bonanata potrebbe non aver chiuso appunto nessuna di queste draw, gli potrebbe dare la speranza di pizzicare
Kamoshi in blef, quindi questo potrebbe essere un po' il pensiero del sudamericano per andare al call. Vediamo, ha preso in mano le chips, sta per finire il tempo, solo qualche secondo, e infatti arriva il call, ottimo per l'italiano che va a vincere un piatto da 7,50. Curiosone l'uruguaiano. Non crede, ma Kamoshi se l'era giocata bene questa, l'aveva tenuta un po' al laccio, sì, ed è riuscito a portarsi a casa un bel piatto. Si è giocato molto bene post flop, è riuscito a tenerlo dentro, dargli l'illusione di poter vincere il piatto anche con un punto non così forte, e infatti è riuscito a farsi pagare Tarre River e si lancia secondo nel chip count. Sì, come ci mostra la grafica adesso, il più short, l'unico sotto al milione, è ancora Vasilchenko. E poi gli altri sono tutti molto appaiati tra il 1,7 e il 1,4. Qua ogni mano sposta molto le dinamiche nel chip count provvisorio. Vasilchenko, vediamo se entrerà in azione adesso da short con Asso 2. Primo a parlare, Asso 2 a fiori per lui. Race 100.000, attenzione a Gutierrez con asso 4 sul big blind che può difendere. Ci pensa, sta un po' valutando. Se il cieco partiva con poco meno di 20 bui. C'è l'all-in. All in di Gutierrez, snap fold dell'original Razer. Sì, Asso 2 era una mano che troppo volte viene dominata, gioca un po' scomoda in questa situazione. È vero che è short, ma comunque c'è sempre quasi un milione dietro, quindi c'è ancora spazio di manovra, soprattutto in questo four-handed. Sì, sarebbe stato un call veramente, veramente marginale. Quasi sempre da evitare, giusto il fold, ancora un numero di bui congruo per poter sperare di metterle meglio. Qui c'è il fold dall'under the gun, 6-7 per Kamoshi, buona nata, 8-2 sul bottone, questa volta evita di inventarsi cose strane. Gutierrez, ottima mano invece dallo small blind per lo spagnolo, K10 suited, quindi sicuramente ci sarà l'attacco al big blind. Vediamo in quale forma, con un raise. Ah no, soltanto call, scusate, soltanto call. Ho visto un po' di chips, ma ho confuso il colore, quindi soltanto call. Anche Vasilchenko ha comunque una mano che può giocare bene post-flop. Donna 9 suited, questo però chiaramente non è il suo flop. Asso, asso, K. Picasso flop. Gutierrez rafforza la sua mano. E quindi vediamo se andrà in continuation bet. Sì, la fa piccola, un cinquantello. Non credo proprio che qui Vasilchenko possa andarsi a inventare qualcosa. Invece flota a fare un call. E fa un floating, torna carta alta. Qui però prende una carta molto pericolosa, perché chiaramente... Ma il jolly. Sì, ha preso proprio il jolly, perché adesso gli si aprono diverse possibilità a river. Chiaramente il colore, il jack ad incastro, quindi chiaramente questa può essere un'arma a doppio taglio per Vasilchenko, perché se ha flottato il flop potrebbe averlo fatto anche sentendosi buono con donna carta alta. A questo punto gli si aprono tanti scenari a river. Gutierrez fa solo check, check anche per Vasilchenko, che opta per tenere il piatto basso e trova un run around di colore. Wow, ottimo. E Gutierrez non va a bettare neanche il river. Chiaramente Vasilchenko qui farà una puntata, il piatto non è lievitato, soltanto 250.000, però potrebbe fare una puntata che in questo caso credo possa essere comunque pagata dallo spagnolo con questo K. Vediamo un po'. 80.000. E instant call. Sì.
l'ha fatta piccolina per estrarre valore, ci è riuscito. D'altronde Gutierrez, dal suo punto di vista, ha comunque una mano di valore su questo board e ci sta assolutamente il colpo. Sfortunato Turner River, però. Pochi ma buoni per l'ucraino, che almeno si riporta a quota poco sopra il milione. Mentre Pierre, certo che Praga è una delle tappe per noi un po' vecchia scuola, che ci ha regalato forse una delle prime, anzi sicuramente la prima più bella emozione del circuito dell'EPT, no? Beh sì, per me è una delle tappe, diciamo, che ho sempre preferito, anche per il periodo dell'anno in cui si svolge, quindi sotto Natale Praga è davvero scintillante. E poi sì, insomma, abbiamo grandi ricordi qui a Praga. La nostra prima picca alzata da Salvatore Bonavena nel lontano 2008. Mi ricordo che poi si andò a festeggiare post torneo con Salvatore, insomma, fu una grande cavalcata. Eravamo divertiti alla grande. Sicuro ricordo che ero al commento insieme a Blanco mentre Bonavena alzava la picca. Non so se per caso eri passato anche tu ai microfoni, magari qualche giornata prima o qualche ora prima, se per caso. Sinceramente non me lo ricordo. Se ho passato. Ti ricordiamo solo i festeggiamenti, quindi che avevamo festeggiato duro. quello sicuramente. Grande Salvo che ci regalò quella grande emozione in quel tavolo finale che per la prima volta, se non sbaglio, portava tre connazionali. Avevamo infatti tre italiani in quel final table di Praga della stagione 5 EPT 2008. C'erano Cirianni, Di Cicco che poi arrivò secondo proprio dietro a Salvatore Bonavena, che ci regalò la prima picca italiana dello European Poker Tour. Proprio mentre alzava la coppa, mi ricordo che era al commento in diretta lì da Praga insieme a Cristiano Blanco, che fino a quel momento era stato l'italiano migliore, perché nella stagione precedente era riuscito ad arrivare a un secondo posto nell'EPT di Dortmund. Per rimanere in tema di Amarcord, l'EPT di Dortmund di Blanco fu proprio il primo streaming di uno European Poker Tour, quindi tanti incastri in quell'occasione. Mi ricordo, quanto tempo. Eravamo giovani. Molto giovani. Intanto qui si è creato un bel piatto, mentre parliamo, 525, c'è stata la bet di Buonanata fuori posizione dal Big Blind con ancora una volta bottom pair. Però questa volta c'è Vasilchenko dal bottone che ha centrato la top pair al flop, asso al tarn che comunque dà una buona possibilità di andare a puntare e anche di rappresentarlo a Vasilchenko dal bottone, infatti lo fa prontamente a 175.000, qui Buonanata sinceramente non credo che possa continuare a difendere la sua bottom pair, ma vediamo un po' come reagisce a questa puntata. Trova fuori posizione, il board si è fatto complesso, vediamo un po', sarebbe un pochino troppo andare a continuare questa mano, infatti c'è il fold. Eh sì, mi ricordo Blanco fu forse il primo a fare un risultato così grande all'EPT e poi subito dopo il grande trionfo di Bonavena. Sì. Sì, prima di Blanco c'erano stati gli storici final table di Luca Pagano, che naturalmente già nel primissimo EPT della storia a Barcellona 2004, proprio European Poker Tour, primissimo evento, fece un terzo posto e poi dopo si riconfermò nella stessa stagione con un settimo, se non sbaglio, a Deauville, ma potrei confondermi un po', ma sono passati anche 20 anni. E poi sì, c'era stato un terzo di Dario Minieri a Baden, se non sbaglio, e poi sì, quel secondo posto di Blanco che fu fino a quel momento, nella stagione 3, il miglior piazzamento di un italiano. Poi venne Bonavena proprio qui a Praga, in questa location, nell'Hilton, la prima coppa shippata della storia, poi da lì la carriera di Salvo
prese il volo, già era iniziata comunque da prima, ma da lì prese il volo, addirittura si confermò anche all'Italian Poker Tour vincendo una tappa anche del circuito italiano. Three-way pot. Eh sì, c'è stata apertura under the gun di Vasilcecco con coppia di 7, solo il call dallo small blind di Buonanata con K-Jack suited si è adeguato Gutierrez dal big blind con 10-8 a fiori. Flop donna 4-6 rainbow, quindi tre semi diversi. Vediamo che Vasilcecco conserva la mano migliore. Perdiamo subito Buonanata, difficile che Gutierrez possa impegnarsi in questo piatto, infatti doppio fold dai bui, ottimo piatto per Vasilcecco. Adesso l'azione si è un po' livellata, 4 left, stack un po' più consolidati. Sì, Giada l'aveva predetto, ma naturalmente c'era da aspettarselo che all'inizio ci sarebbero state scintille, perché chiaramente c'erano dei giocatori corti e soprattutto c'erano ancora tante taglie importanti che invece sono andate via subito, quelle più alte, una da 100, una da 50 e una da 25.000, subito andate via, e quindi questo chiaramente cambia le dinamiche al tavolo. Un'ottima mano per Camosci dall'under the gun, che infatti va ad aprire Jack 9 suited, mini raise a 100.000. Buonanata dal bottone K6, mi sarei aspettato un call dato, diciamo, lo stile di Buonanata, che però invece questa volta passa, e fa bene perché dietro troviamo Gutierrez con 10-10, che verosimilmente andrà alla 3-bet se non all'all-in. Eccolo qui, infatti, all-in diretto, 22 bui circa per lui, va direttamente all-in e c'è l'instant fold di Camosci, che veramente con Jack 9 non può impegnarsi. Eh sì, anzi, forse è stato meglio per noi che sia andato direttamente all-in piuttosto che in 3-bet, perché magari avrebbe potuto comunque coinvolgere nella mano il buon Enrico. E invece, meglio così, non ci si pensa. Fold facile per Jack 9. Altra mano. Sempre 4 left, abbiamo giocato solo 32 mani giocate, stiamo per appropinquarci a giocare la numero 33 della giornata, ma abbiamo già perso mezzo final table. Questo è il Mystery Bounty dalle PT di Praga. Da domani poi si continua e si parte col day 2 del main event. Speriamo anche domani di vedere tanti italiani in gioco e soprattutto di averli anche ai nostri tavoli televisivi. Storicamente Praga è una delle tappe preferite dagli italiani, mi ricordo c'era sempre il record di italiani a Praga. Sì sì, bravissimo, una delle tappe preferite dagli italiani, anche una di quelle che ci ha portato sempre molto bene, no? Prima citavamo la vittoria di Bonavena nella stagione 5, ma già l'anno precedente, nella primissima stagione che si era giocata con Praga, cioè la primissima volta che si giocava Praga nell'EPT, che non c'è stato un EPT di Praga nelle prime tre stagioni, nell'EPT 4, quello vinto dal francese Arnaud Materne, avevamo avuto Gino e il Diablo all'acqua, te lo ricordi che arrivò come no, secondo? Come no. Come no, un carissimo ricordo, sì sì. Veramente un giocatore eccezionale, un lord del poker. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo, di giocarci insieme, di andare a cena tante volte. Purtroppo è scomparso tanti anni fa, scomparso nel 2016. Lui che arrivò al secondo proprio a Praga nella quarta stagione. Mentre Camosci va all-in su questa mano e porta a casa un contested. Sì, c'era stata l'apertura con Jack 9 di Gutierrez, all-in diretto con Asso 5 suited di Camosci e ci ha dato il fold dello spagnolo. Per continuare la carrellata degli italiani a Praga, poi subito dopo la vittoria di Bonavena, dove comunque avevamo avuto ben tre italiani al final table, l'avevamo ricordato prima, di 5 ciriani,
Nell'annata successiva, nel 2009, anche Luca Pagano fece Final Table, si fermò in sesta posizione. E poi l'anno dopo, di nuovo, una mezza vittoria, direi, per l'Italia, perché vinse l'inglese Roberto Romanello, che però già dal nome denota delle origini italiane. Infatti lui assolutamente di origine italiana, sia lui che il fratello giocatori di poker. Romanello vinse le PT7 di Praga e lì di nuovo avevamo avuto tre italiani al final table: Emiliano Bono, che chiuse proprio secondo, e Marco Leonzio quinto, poi Roberto Nulli ottavo. Quindi decisamente una tappa fortunata per noi, anche perché pure l'anno scorso abbiamo avuto un runner up, Andrea Cortellazzi, proprio nell'evento di Praga di marzo, perché forse ricorderai, Pier, che l'anno scorso se ne sono giocati due di Praga, uno a marzo e uno a dicembre. Tecnicamente entrambi stagione 16, però in realtà quello di marzo era stato ritardato per il Covid, quindi era stato spostato e si era protratto fino a marzo 2022. Quindi l'anno scorso comunque a Praga abbiamo avuto un runner-up, Cortellazzi, che si fermò secondo a Praga di marzo, e poi a Praga speculare al nostro, quello di dicembre 2022, Luigi D'Alterio, sesto posto. Quindi ci aspettiamo anche quest'anno, Pierre, di vedere almeno un italiano al Final Table. Almeno, almeno. Sì, dobbiamo mantenere la tradizione. Attenzione, intanto apertura di Buonanata, asso 5 di fiori dal bottone, e qui c'è probabilmente l'all-in, vediamo, eccolo qui, Vasilchenko all-in con asso K dal big blind. Buonanata sembra pensarci, ma non credo proprio che possa andare a fare questo call, ha ancora 1.200.000 dietro, quindi è sicuramente la scelta giusta e arriva. Poco più di 5 minuti da giocare ancora per questo livello, dopodiché ci sarà il primo break di giornata, un quarto d'ora, 20 minuti circa, poi ce lo dirà con precisione la regia poco prima di entrare nel break, e subito dopo ai microfoni torneranno Pierre e Giada. Mano numero 37, 8-9 suited, under the gun per Buonanata. C'è l'apertura, 100.000. K7 suited da Gutierrez sul bottone, sembra interessato alla questione, ci sta pensando, diamo gli stack, alla fine passa, d'altronde siamo tutti intorno ai 20 bui, quindi anche fare azioni particolari diventa sempre molto rischioso, e comunque sono azioni che possono impattare decisamente sullo stack, bisogna quindi farle con grande perizia. In questo caso buono il fold, perché dietro troviamo un'ottima mano di Vasilchenko che va ancora una volta direttamente all-in, e ancora una volta c'è il fold di Buonanata, quindi doppio all-in per Vasilchenko, che in camera un po' di chips, quindi risale nel chip count. Ricordiamo che nel frattempo si sta giocando nella sala anche il day 1B del main event. Ieri si è giocato il day 1A, che ha visto 412 entries e si è chiuso con 131 giocatori rimasti, tra cui anche diversi italiani, migliori dei quali sono stati conosciutissimi Claudio Di Giacomo, che ha chiuso in 18esima posizione nel chip count totale, poi Stefano Puccilli, 50esimo nel provvisorio, ma dentro anche nomi del calibro di Candido Cappiello e Bendinelli, che l'anno scorso si è portato a casa le PT di Barcellona. Ci eravamo andati vicini quest'anno con Andrea Dato, Pier, proprio a Cipro, che come avrei visto. Io ho seguito runner up per Dato, comunque grandissima prestazione. Certo, sarebbe stato interessante vedere per due stagioni di fila un italiano
vincere l'evento, però comunque grande prestazione, complimenti a lui. Ha fatto sognare il buon Datino. Comunque, prestazione migliore degli italiani quest'anno in questa stagione 17. Non abbiamo raccolto grandissimi risultati oltre a questo secondo posto di Andrea Dato quest'anno. La stagione, come al solito, si è aperta a Parigi quest'anno. Lì non eravamo andati oltre il 72esimo posto di Luigi D'Alterio. E poi 13esimo posto per Nicola Grieco a Monte Carlo, Barcellona Stefano Regge 34esimo e poi sì, Cipro, ci siamo andati vicini al colpaccio con Andrea Dato che si è inchiodato in seconda posizione. Chissà che Praga non ci porti qualche nuova soddisfazione. Una nuova mano intanto in cui è coinvolto il buon Bonanata che sta un po' delapidando il suo stack. Ha aperto dallo small blind attaccando il big blind di Gutierrez che però ha difeso con donna 5 suited, su K7-8 fa soltanto check, segue lo spagnolo, andiamo al turn, due di fiori che cambia davvero poco riguardo l'andamento della mano. Bonanata non prova neanche a continuare la sua azione dopo il raise preflop e quindi a questo punto dà un assist a Gutierrez dopo il doppio check per provare a portare via il piatto. Noi vediamo che allo showdown non ha alcun in questo momento alcun valore di showdown, quindi se vuole vincere il piatto deve provare a strapparlo qui o a river. Ci prova subito Gutierrez che giustamente ha sentito la debolezza dell'avversario dopo il doppio check e ha fatto la sua azione in posizione, azione che è andata a buon fine, meno bene Bonanata che forse dopo aver preso quei due all-in nel giro precedente, aver un po' visto il suo stack abbassarsi velocemente, ha un pochino forse esagerato in questo caso. Comunque dopo aver raisato poteva provare, se non al flop almeno al turn, a portare via il piatto, invece è stato molto arrendevole. Sì, hai detto bene tu, Pierre, dopo essersi portato chip leader adesso ha dilapidato un po' in giro, si è riportato fanalino di coda sotto al milione l'uruguaiano. Eh sì, in questi casi possiamo vedere proprio la differenza di condotta al tavolo fra un giocatore super esperto, super talentuoso, per esempio come Camos, e un giocatore invece sicuramente meno avvezzo a questi tipi di dinamica di tavolo finale. Vediamo come magari mani molto simili Camosci le passa o comunque le gioca completamente differenti da quello che invece vediamo fare a Bonanata. Quindi questo chiaramente fa tutta la differenza del mondo. Decisamente iper solido il nostro Camosh che ritroveremo subito dopo questo break. I giocatori si alzano dal tavolo, abbiamo 20 minuti di break. La regia credo abbia chiesto a Elias di andare a pescare il bounty, quindi vediamo che succede e poi dopo si va in break. È il terzo bounty, giusto, per Gutierrez? Sì. Gutierrez ha già pescato un 100 e un 50. Vediamo se adesso alla faccia mi dà tanto, prende il 25. Lo scopriamo subito, vediamo di che si tratta. Diciamo che non è stato sfortunato. Decisamente no. Sta facendo un po' di overthinking su come sono posizionate le punte. Dice che pesca da sotto perché sicuramente voi andate a nascondere quelli buoni. Dice invece quella. Eccolo! Figurati se non pescava il 25, quindi ha già messo un 100, un 50 e un 25 in tasca Gutierrez, più naturalmente la moneta garantita già per la quarta posizione. Si va ufficialmente in break, allora break di 20 minuti, dopodiché torneranno proprio Pierre e Giada e noi ci rivediamo invece un livello dopo.
Rimanete con noi, grazie per essere stati so far qui, ne abbiamo persi 4 già dall'inizio giornata, c'è ancora dentro Camosci, quindi impossibile non ritrovarci tutti qui tra 20 minuti. Ci vediamo presto, ciao! A dopo! To EPT 2024. Game on. Yo. Hello, my babies. Starts with Simon. King eight. This is definitely in shoving territory, James. Getting real shallow. Decides just to call. Yep, very reasonable as well. Dato in the big blind with ace jack. It might be shovey time. These offsuit aces love to be all in first limbs here at this very shallow stack depth. $1.6 million, as verbally declared by Andrea, the announcer, Dato. So James, like I said, the offsuit aces like to be all in here very often. It's usually the suited ace jack that likes to be an ISO non all in. This is giving Simon the opportunity to catch up for a relatively cheap price. So you think he calls here, plays the flop in position? I think that's what he's going to do, but I think this is a circumstance where a lot of the suited ace combos prefer to be all in because they have poorer playability than their suited counterparts. But let's see how we do on the flop. 3.7 million in the middle. Dato with 5.35 behind. The flop is 8 high. Advantage Simon. Gilly is a 3-1 favorite on this board. SPR looking really low now. Kind of awkwardly stacked, James. Are we going to get an announcement? 500,000. Half a million chips. Min bet. $1.5 million. 3x. The raise from Simon with top pair. Dato moving all in, and Simon announces call, and this could be it. Simon, huge favorite, with two cards to come. 76% of the way to $1 million. King against ace jack on 8-7 deuce. You can see Dato's out.
Three aces, three jacks, six cards he can hit to survive. It's a big moment, guys. Have you won yet? Guys, this would be very painful if we lose, so. Come on. Dato has clung on for so long. He's been a survivor. Can he survive this? Three on the turn. Gilles Simon is now one card away from winning the first ever EPT Cyprus main event. He and Israel are on the side of the table. Andrea Dato, joined by his friends and family as well, waiting for this river card to be dealt. If it is not an ace or a jack, this tournament is over. The river card is a blank. The beer goes flying as Gilles Simon wins the EPT Cyprus main event for $1,042,000. Andrea Dato, the runner-up for $652,000. What a moment, what a celebration, and what a hold. Congratulations to you. I'm sorry for my friends. Thank you. Before you joined us, Joe and I were talking about the fact that, you know, we were acutely aware of the fact how shallow things were at this final table. In fact, the blinds have really caught up with you guys. And the fact that the leaderboard after every hand is everyone's changing places. And I think at some point, everyone had been in first place. Everyone had been in last place. And, you know, you look at it when you came in as the chip leader, you won. That doesn't tell the story of this final table. No. Yeah, it's kind of throughout the whole tournament, I feel like there was just a lot of moments. I think day one was a bit of a grind, went very well. I made a bit, like the very last hand of the day, the second to the very last hand of the day. I made quite a ambitious bluff. I think that that was quite risky. And then the second day was another really sick grind. I ended up being at risk on day two twice, once quite close to the bubble with ace-king against queens, where I hit an ace on the river to double up and basically secure myself a spot in the money, where before it was quite scary, essentially. And a little bit later on in the day, against the same guy, I win queens against his ace-king after flopping a set on the flop. After that, it was just absolutely smooth sailing, because the table just kind of allowed me to do what I wanted. Day two, I guess. So they're to blame. No. Yeah, I guess for the other players. So then I could just kind of, like, up until day, basically the whole time, I just kind of just hadn't been all in and at risk. And after those two flips and just was able to grind my way up quite steadily, I think. I have a question about the final table. So as we said that, you know, you were in the lead, then you're not in the lead, then you're at the bottom. Are your emotions changing during that? Like, do you start thinking, I'm going to win this. Oh, I'm going to be out next. Oh, I'm going to win this. I'm going to be out next. I think it's very influenced by how you've been doing before. If I somehow make this final table in the universe where I'm like still haven't had any good results recently, I'm going to start doom thinking and be like, oh no, the dream's dead. I'm going to bust out in seventh. It's going to be over. But when you're on a good winning streak and you've had so much luck before, it's not like you think, oh, I'm going to come back, like 100%. I'm not worried. It's more of a thing of it's way easier to shut down that inner voice that is going to doom think. And you're just like, shut up, just play your game. It is what it is. You know, whatever happens, happens. So I was trying to vocalize that at the table as well, trying to really make myself believe it. So that's kind of how that goes, right? I guess finally I wanted to ask about the heads-up portion of the match, which is that it sounded like
a deal was brought up at one point, and I don't know if you jokingly said, I'll look at the numbers, or what exactly happened there? No, yeah, I mean, we're playing a heads up for 350K or whatever, and there's insane variance in heads up poker. There's insane variance when there's a big blind and the added red, because there's so much money in the pot the whole time, right? So I was serious about the deal, and I offered it seriously to Andrea, but he declined it eventually. Oh, he declined. Yeah, he declined. And I mean, I don't want to take anything away from him, and how he played, but I think he's like a high stakes cash reg, and this format of 20 big blind entity heads up with a big blind ante, from the way that he ended up playing, as I realized as we were playing, was something that was a little more unfamiliar to him. He played very good post flop, I think, but pre flop. He was quite far off from optimal. So yeah, my friends were just telling me, like, you should definitely have an edge here. But while you're in the moment, you're just like, okay, this guy's played so well. This whole tournament has been such a nuisance for me. I just want to be over with it, right? I just want to get a deal and then play for a lot less so that the pressure is a little bit off, etc. So yeah, I mean, it would be the same. Let's say we jump in a six max high stakes cash game or something, and I'm put in that format all of a sudden. I'm not going to perform very well, right? So for Andrea, this format I think was quite foreign as well, and then that means that I have all kinds of friends who play entities, who play these heads up very often. So like as a professional, I could just pull up the ranges, for example, to see how I'm meant to play preflop essentially in this spot. Jack 10 for Roger. The old two-handed peel to go with it. Don't see much of that these days. I'm for it. He's raising from the button. 450,000. Ace 10 for Steve O'Dwyer. Uh-oh, Steve's doing the dominance dance. He calls. He's it kind of slow. The flop is queen 8-8 to gut shot for Sipple. O'Dwyer still ahead with ace high. O'Dwyer's playing in flow. He's checked the action to Sipple. And Steve can now call a lot of c-bets because it's a smaller pot. It's a chunky c-bet from Roger, 750K. And I don't think Roger's going to have much here very often. O'Dwyer calls. A pot of 2.4 million. The turn count is a deuce, changes nothing. Can Roger dump? Nope. Check on the turn. The river card? A three. It's a brick. Sipple misses its draw. Ace high is the best hand. O'Dwyer checks for a third time. I'm all in. And Sipple bluff shoves the river! Roger. Roger. What are you doing to me? This is really tricky. Last time Rog did this, he was stronger than the drinks at the players' party. This is not how most players are going to play their bluffs. And that is certainly the kind of thing a player of Steve O'Dwyer's caliber is going to notice. We can see he has the best hand. A lot of players are going to fold in this spot, and if Steve does fold, he'll still have a 2-to-1 chip lead over Roger. But considering he has the best hand, if he heroes with ace high, he will win the tournament. I think a 10 is pretty good. Father time is going to need some time. He calls.
It's over. Good call. Incredible call. It's high side. With that hand, Steve O'Dwyer wins. Wow. I didn't have you on a pair. You didn't have one. I didn't think you were going to make that call. I was worried I had a 10 that blocks me your gut shot. So. Good call. Thank you. Nice job. Thank you. You too. Oh, man. Just getting into closer into shove or fold territory. This particular hand, I would you know, like to see a limp, but instead did shove and got quickly called by the ace. Wow, Borenstein shoved from the buck with the 10-9. Besherhead wakes up with ace 10 in the big blind. We're not. Borenstein doesn't even have red cards, Griffin. No, but nines have been hitting today. A domination situation on the fourth hand of heads up. And it could be the last hand of heads up if ace 10 holds. Sammy Besherhead, who has dominated shorthanded play, is on the verge of winning a North American Poker Tour title. And Sammy thinking over there, oh, it deals so much faster than this guy. Can we just do this? Well, it's a king-10 trade flop. That doesn't change anything. The nine is the card that Borenstein needs. There are three of them in the deck. Sammy on the verge of sealing the deal. Ace on the turn, and it is over. Borenstein drawing dead. We have our winner. We have our first NAPT champion in 12 years. Sammy Besherhead has taken down the Las Vegas main event. He'll lift that trophy, and he'll collect $268,000. And bring out his newborn baby. What a performance. So cool, calm, collected. I'm not sure it's hit him yet. Very emotional. Wow. Yeah, that feeling is something. It is something to win a big event like this. Now it's hit him. I'm up. Yeah, you need to tell everyone. Meanwhile, congratulations to John Borenstein for laddering up to second place and cashing for 168 grand. Yeah, what a brilliant result for Borenstein. Played a great final table. But it was a heck of a hill to climb at the end there against Sammy Mountain. We fucking did it. I just won an NAPT. No one's been able to say that for more than a decade. Bentornati amici pokeristi, siamo qui per il secondo scaglione del Mystery Bounty da 10.000. Siamo 4 left al final table e uno di questi 4 giocatori è proprio il nostro Enrico Camosci, che è secondo in chips ora. Con me c'è il buon Pierpaolo Fabretti. Ciao Pier, ci sei? Ciao Giada, ciao a tutti i nostri amici all'ascolto. Eccoci qua, 4 left, eravamo in 56. Vediamo, abbiamo da seguire chiaramente, come dicevi, Enrico Camosci secondo nel chip count. Siamo tutti lì, abbiamo visto il chip leader a circa 30 bui, quindi ci aspettiamo molta azione adesso con i bui 30-60.000.
Ottimo, ottimo. Abbiamo una situazione di tre regulars contro un outsider che ci sta regolando comunque delle emozioni con le sue giocate sicuramente non convenzionali. Chissà se riuscirà a mettere pressione o comunque a intimorire gli altri giocatori. Sì, ci ha abituato a giocate un po' altalenanti. L'abbiamo visto andare all-in con asso 2 scoppiare in jack, l'abbiamo visto essere in alcune fasi molto aggressivo, in altre più remissivo, insomma è un po' imprevedibile come dicevi. Gli altri invece sono giocatori sicuramente più esperti, a cominciare dall'italiano che è sicuramente il più titolato e il più esperto fra questi quattro giocatori rimasti. Eccolo qui subito, il sudamericano a riaprire i giochi facendo 150.000 dall'under the gun con K-Donna. Gutierrez ha una coppia di 5, va in all-in, vediamo se Buonanata. Buonanata decide subito per il call, quindi andiamo a vedere un classico coin flip. Sì, subito coin flip in apertura, 5-5 contro K-Donna di Buonanata. Qui probabilmente Gutierrez sia la coppia di 5, ma anche il fatto che l'apertura venisse da Buonanata forse lo ha indotto ad un all-in diciamo un po' più con ottimismo, perché l'abbiamo visto poi passare spesso dopo l'apertura Buonanata, non in questo caso perché comunque K-Donna è una mano con cui si poteva chiamare. Assolutamente, anche se comunque essendo il giocatore a rischio magari molti altri avrebbero almeno pensato un attimo con K-Donna offsuit, invece lui ha deciso di snappare convinto della forza della sua mano. A vedere questo board, non c'è K, non c'è donna, 9-6-2 con due quadri. Buonanata non ha neanche un pezzo a quadri, quindi non ha questa possibilità, solo il K e la donna. 6 out puliti per lui. Al river qualche out in più perché ci sono anche i 9 per il counterfeit, perché ci sarebbe doppia coppia 9-6 con kicker K o donna. Sì. 4 di quadri, quindi nessun aiuto sul board. Buonanata viene eliminato subito in quarta posizione e rimaniamo con 3 regular. Vediamo se Gutierrez deciderà di andare ad aprire un'altra busta o se aspetterà a questo punto. Ha fatto man bassa dei bounty lo spagnolo, già ne ha 23, tra cui due più importanti al tavolo finale, 100.000 e 50.000, quindi adesso ha un'altra chance. Sì, Enrico fa notare che anche se bustasse in terza posizione, Gutierrez avrebbe vinto comunque 3 volte quanto il primo classificato di questo torneo, essendosi preso tutte le taglie degli avversari. Adesso molto interessante questo three-way. Tre giocatori, come abbiamo detto, molto esperti, molto navigati, che hanno preso parte tante volte ad eventi del genere, e quindi ci aspettiamo anche un livello di gioco molto alto e interessante. Assolutamente, poi come dicevamo, essendoci solo taglie base adesso, da 10 o da 25.000, i pay jump degli ultimi tre spostano molto di più rispetto alle taglie, quindi diventa quasi come un torneo normal. Esatto, e poi comunque rimasti in tre c'è la voglia di alzare la picca, quindi chiaro che anche il fatto di vincere l'evento conta tanto. Eccolo qui, questo è il chip count, Gutierrez 2.2 milioni, Vasilchenko poco più di 2 milioni, Kamoshi 1 milione e 3. 30-60.000. Quindi Kamoshi il più corto, a poco più di 20 big blinds, ma comunque
giocatore di grande esperienza che sa aspettare il momento giusto e infatti non va neanche ad aprire con questo K2 off dal bottone. E fa bene perché avrebbe trovato Gutierrez dallo small blind con asso 10, mano molto forte, rimasti in 3 e chiaramente andrà ad attaccare il big blind. Lo fa soltanto con un call, completa dallo small. Vasilchenko invece va ad aggredire in posizione con donna 4. Vuole mettere pressione in questa fase ICM dove i primi due in stack non dovrebbero scannarsi, passami il termine, più di troppo essendoci uno più corto. Ma Gutierrez non ci sta e manda subito la vasca, come si soleva dire una volta. Sì, snap fold ovviamente di donna 4. Ha approntato la trappola, lo spagnolo non aspettava altro per metterle tutte, quindi va a lanciarsi ancora di più nel chip count. Chiaro che c'è anche la dinamica del fatto che essendoci lo short, i due stack più grandi possono, diciamo, scontrarsi anche in funzione del fatto che in teoria si dovrebbero aspettare l'uscita dello short, quindi ci sono anche questo tipo di dinamiche tra i due. Esattamente, quindi altro giro, altra corsa. Gutierrez sul bottone prepara un rilancio. 125, asso 9 suited, una mano del tutto legittima. Sì, ancora una mano interessante, così come lo è il donna jack di Kamosh sul big blind. In dinamica ICM questa è sicuramente una difesa e non un reshove preflop. Sette con due picche sul board, apre una draw per Gutierrez, nulla per l'italiano. Non è un flop che si cibetta spesso, Gutierrez potrebbe optare per un check back e fricardare la sua scala, infatti ecco il check back. Vediamo se Kamosh invece andrà a bluffare qui. Questo è un flop, un tipo di board che in genere contro un'apertura da early position si tende a bluffare, però contro apertura da button non sempre si dovrebbe andare ad aggredire, perché comunque è un board che itta tanto il range del bottone, e infatti Kamosh lo sa benissimo e opta per un altro check. Vediamo se a questo punto Gutierrez deciderà di prendersi anche il river gratis o dopo il doppio check dell'italiano fare un tentativo già qui al turn. Decide di puntare piccolo, un terzo, anche proprio per valore, perché comunque ha su carta alta qua. Può essere la mano migliore spesso e infatti si porta subito a casa il piatto. ...45 big blind per Elias Gutierrez, il grande mattatore fino adesso di questo tavolo finale del 10K Mystery Bounty. Si è portato a casa, se non sbaglio, 4 bounty, di cui uno ancora da pescare. 100.000, 50.000, 25.000 e adesso è anche il chip leader, 3 left. Apertura del bottone, Vasilchenko, check 9, off, va ad aprire 125.000, poco più di 1x2, di cui 30-60.000. Gutierrez K7 dopo il fold dello small blind,
7 sul big blind. Vediamo se decide di resistere, di difendere il suo buio. Penso che andrà sicuramente a difendere. Scusate, a difendere essendo chip leader. E infatti arriva il call. Otto, dieci, quattro, rainbow anche in questo caso. C'è quindi una draw di scala bilaterale per l'original raiser Basil Cecco. Check dal big blind. La percentuale è quasi uguale per i due giocatori. Gutierrez ha al momento la mano migliore, ma Vasilchenko ha davvero tante outs per migliorare la sua mano. L'asso non è uno di questi outs, però favorisce comunque il range dell'OR, quindi Gutierrez ancora meno su questo asso può inventarsi qualche mossa strana. Infatti va ancora a fare check, vediamo se a questo punto Vasilchenko andrà a puntare forte sia degli outs con cui può migliorare, sia appunto, come diceva Giada, del fatto che può rappresentare questo asso al turn. Così è. E c'è il fold. Questa io prevedo una fase un po' di stallo, caro Pier, perché questi giocatori sanno benissimo cos'è l'ICM, sanno gestire anche degli stack abbastanza corti come in questo caso, quindi secondo me potrebbe durare un po' questa fase. Tu cosa ne pensi? Beh sì, sono molto d'accordo, infatti l'abbiamo visto anche in alcune mani, la grande differenza che c'è stata quando c'era ancora Bonanata e quando invece è andato via, il fatto di come i giocatori riescono, come dicevi, a gestire in maniera ottimale i propri stack, a non prendere rischi inutili, a prendersi le carte gratis quando serve, eccetera, eccetera. Quindi queste sono tutte cose che chiaramente possono portare, come dicevi, a una fase un po' interlocutoria, ovviamente, a meno che non ci siano degli scontri di carte. Assolutamente, sicuramente si giocano da soli. Non sono money scared, quindi se c'è da giocarsi una gira, esatto, pre-flop, arriverà sicuramente. La grafica intanto ci ricorda che sono rimaste due taglie da 25 e due da 10, perché Gutierrez non ha ancora sorteggiato la busta del quarto eliminato. Anche perché forse vuole lasciare qualche chance agli altri, dato che sì, prende sempre quella maggiore. Si sentirebbe un po' in colpa se estraesse un'altra da 25. Esatto, quindi magari è subentrato un po' di fair play per far tentare la fortuna anche agli altri. Eccolo qui, chip count. Almeno l'emozione per gli altri di andare ad aprire una busta, no? Esatto. Anche se lui intanto si è messo bello comodo a 2 milioni e mezzo, 1,8 per Vasilchenko, 1,2 per Kamoshi. Cambio deck intanto. Sì. Cambio mazzo. Può avvenire per tanti motivi, spesso succede quando magari qualche carta si è danneggiata e quindi può potenzialmente essere riconoscibile, quindi ovviamente l'organizzazione del torneo va subito a fornire un mazzo nuovo. Ancor più per queste carte del tavolo televisivo che sono chippate, che ovviamente sono molto delicate, quindi appena c'è qualche carta che il lettore non riesce più a leggere, va sostituito tutto il mazzo. Gutierrez 8-2 dal bottone, fold, 5-2 dallo small blind per Vasilchenko. Mano molto marginale comunque contro un 20x. E infatti Vasilchenko decide di foldare direttamente.
You think I jump to your limp? I'm sorry? You think that if you limp, I jump? I had a hand that didn't deserve. Camposhon intanto provoca i giocatori, cerca di utilizzare un po' anche le parole per innervosirli o sì, sì, io per come l'ho conosciuto comunque è un ragazzo molto sveglio, molto furbo, quindi è chiaro che utilizzi anche questo tipo di parlare al tavolo, diciamo, per un po' per intimorire gli avversari, un po' per magari strapolare qualche info. Adesso per esempio chiedeva, avevi paura di ricevere un all-in se avessi fatto gol? Quindi, insomma, cerca un po' sì, sia di provocare sia di carpire qualche info in più. Intanto abbiamo dallo small blind donna 9 e sta preparando un race. Sì, 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 sì. È una mano comunque abbastanza buona. E quindi decide di rilanciare per 2.5, ma il suo avversario ha una coppia di 6 e lo mette ai resti, quindi easy fold per Camosh. Sì, questo non un bel colpo per lui, nel senso che comunque ha perso oltre 2 bui. Mi sembra l'apertura fosse 200.000. Sì, 2.5 bui. No, anzi 3 bui, perché sono ancora 3.60. Era uscito lungo. Sì, 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 sì. Era uscito abbastanza lungo, quindi insomma, considerato che era il più short, un colpo sicuramente non positivo per lui, però è stato anche sfortunato a trovare una mano più che legittima da parte di Gutierrez sul big blind. Assolutamente. Ancora guerra di bui fra Gutierrez e Vasilchenko. K-Jack suited, un'ottima mano. Il suo avversario ha circa 30 big blinds. Opta ancora per un call, lo spagnolo. E c'è il check back di Vasilchenko. Vediamo solo il 10 del giocatore sul big blind. Eh sì, come dicevo prima, queste carte televisive chippate sono delicate, infatti penso che faranno un altro cambio deck, visto che una carta non si legge. Flop 2-2-4, ancora una volta 3 semi diversi. Va a puntare un buio dallo small blind Gutierrez. Vediamo cosa farà Vasilchenko. Race, sta preparando sicuramente un race. Infatti 180, quindi un race per 3. Beh, Gutierrez ha 2 overcard, backdoor di colore, potrebbe anche non mollare il colpo subito. Sì, anche perché questo race di Vasilchenko può essere fatto con tante mani, chiaramente è difficile che Gutierrez possa aver hittato questo board. Vasilchenko lo sa, chiaramente, però questo tipo di ragionamento lo può fare anche Gutierrez, che infatti forte della sua mano va a chiamare. Attenzione, perché trova un turn interessante, un 3 di cuori che gli apre la draw. Eh sì, un 3 di cuori. Vediamo se Vasilchenko cercherà back o se aggredirà ancora. Un 4, qualcosa come 10 e 4 potrebbe cercare back, ma ovviamente nel caso avesse 10-2 andrà a puntare anche molto grosso, e quindi questo draw potrebbe costare tanto a Gutierrez. 3.50 infatti, più di 60% pot.
Gutierrez non può foldare. Ecco. Infatti, ecco il call. Vediamo se River sorriderà ancora a Gutierrez, che in questa giornata è stato in gran spolvero. Tolgo e do. Il jack. Attenzione, il jack però è una carta veramente spinosa. Eh sì, perché noi adesso non sappiamo effettivamente qual è la seconda carta di Vasilchenko. Dovesse essere il 2, sarebbe un jack molto sanguinoso per Gutierrez, però ovviamente dal suo punto di vista questa è un buon river, perché ha hittato una delle sue due overcard e quindi verosimilmente si è messo in check call. Adesso vediamo come reagisce Vasilchenko a questo river. Non penso che Vasilchenko qui abbia tanti bluff, perché se avesse una mano come 10-10 l'avrebbe sicuramente isolata preflop. Qua per resare e puntare ancora sul 4, 10-4 il river non punta più, perché non avrebbe bisogno di trasformare, ecco, la sua mano in un bluff. Dovrebbe andare in all-in solo con 10-2. Ah, la betta piccolina, 700? 700.000, si lascia dietro 4,50. Sì, vuole farsi pagare, sembra proprio una value bet. Terrez ci pensa. Difficile qui pensare a un fold, infatti. Eh sì. E penso proprio che si troverà davanti a 10-2 suited. Infatti, eccolo qua, 10-2 di pick. Eh sì, come avevamo pronosticato, questo jack si è rivelato fatale per Gutierrez, che gli è costato una grossa puntata al river. D'altronde, come era andata la mano, poi era veramente difficile per lui passare questo jack. Sì, sicuramente un run out molto sfortunato, con il flush draw che si apre al turn e la top pair con ottimo kicker al river. Non poteva esimersi dal call. Questa è la sala del torneo. Vedete, è affollatissima per il main event. Intanto la grafica ci ricorda l'EPT di Parigi come prossima tappa a febbraio. Dal 14 al 25 ci sarà anche la diretta streaming sempre con noi, quindi mi raccomando, segnatevi subito sul calendario il nostro prossimo appuntamento dal 14 febbraio. Quindi perfetto per andare con la fidanzata. Assolutamente. Parigi, 14 febbraio, non si può mancare. Ma torniamo a noi, ancora 3 left. A questo punto Gutierrez e Camosh sono proprio appaiati con poco più di 1.000.000 ciascuno, mentre il chip leader diventa Vasilchenko con over 3 milioni. Donna 9 sul bottone, adesso c'è solo il call. L'impa, la limp strategy è una mossa che hanno implementato diversi reg, perché giustamente i solver hanno implementato la limp strategy, specie da short stack. So 60 and 4.
completa anche Vasilchenko con 8 e 3 suited. Vediamo se Kamosh deciderà di checkare con As 3 o se farà all-in diretto. Avendo un blocker come l'asso, potrebbe anche optare per lo shove. Ci sta pensando. Eh sì, sì, il range comunque di limp di bottone è composto da molte mani speculative, tipo jack 10, donna 9, jack 9, e bilanciate dalle mani super forti come asso, asso, KK. Ora, avendo un blocker in mano, Kamosh potrebbe anche optare per lo show. No, come il MOOC? Beh, allora c'è qualcosa di sbagliato. E lui dovrebbe essere sul big blind. Sì, ha muccato una mano quando invece era poteva vedere gratuitamente il flop. Gli chiederemo come mai questa scelta. Sono rimasto un po' spiazzato da questa azione, non capisco. Sì, penso che siamo rimasti tutti spiazzati. Forse ha fatto due calcoli, non voleva andare a immischiarsi in pot strani fuori posizione contro magari un range che dominava il suo. Wow. Vedi? Lo stanno chiedendo, mi sembra. Ecco, non ho capito che era un limp. Ecco, è un po' più chiaro perché not that much more equity, so even in a limp pot, I don't want to be there. Dice, vabbè, comunque anche in un piatto limpato non voglio esserci. And then you do bad, what are you doing? But if you hit full house. Dice, anche se tassi un asso e tu fai bad, cosa faccio con tre killer? In effetti. Oh my god. Almeno abbiamo svelato l'arcano, non si era accorto che, perché altrimenti sarebbe rimasto veramente curiosa come azione. Invece c'era stata una disattenzione da parte di Enrico che non si era accorto che c'era stato soltanto il call dal bottone. Intanto invece qui c'è un raise del chip leader Vasilchenko dal bottone con asso donna Gutierrez jack 5 suited di fette. Mano speculativa suited, non lega nulla e quindi penso che sarà in check fold se Vasilchenko dovesse decidere di continuare. Ecco, è probabile, infatti arriva subito la continuation bet. Non ha spazio per check raise con i backdoor e quindi folda subito Gutierrez. No, I already gave. I gave already. Can you check the camera? Wait. I'm not sure 100%, but I think I gave you. We can check the camera. Ci avviciniamo alla parte finale di questo 30-60.000. Vediamo se Enrico riuscirà a risalire nel chip count. Proprio lui a parlare adesso dal bottone, attenzione! Coppa di K! Monster hand per Kamoshi, KK dal bottone. 60 the big blind, 120. Mini raise, 120. Vediamo di trovare azione. K2, vediamo se Vasilchenko deciderà di difendere. Essendo il chip leader dovrebbe. Ma sembra quasi intenzionato a fare una mossa più aggressiva.
E infatti va, va a tripettare. Wow. Bad timing per bad lui. Bad timing per lui. La postura era quella di chi volesse fare un'azione importante, sì. Infatti mi aspettavo addirittura un all-in da come si era posto. Poi fa 3-bet 3,50 to fold allo shove di 900 totale di Enrico? Eh sì, ha fatto più di un terzo stack to fold. Va bene così. Sì, va benissimo per Kamoshi, una giocata un po' particolare. Forse avrebbe avuto più senso l'all-in diretto, non so che ne pensi. A questo punto sì, anche perché veramente tripettare contro un 15x fuori posizione non si usa così tanto, o comunque non con una size così grossa. Sono d'accordo, infatti un po' strano questa giocata, c'è da dire che è stato molto sfortunato a trovare proprio una monster hand, quindi un tempismo sbagliato per il chip leader, molto bene invece per il giocatore italiano. Quindi adesso primo a parlare di nuovo Gutierrez, uno streamer fortissimo in Spagna, conosciuto sui canali Twitch come Zirosh oppure online come Sincarta. Molto forte, ci ho giocato anche alle Bahamas io, ed è davvero bravo e anche professionale come streamer. Ha quasi sempre tutta la troupe televisiva dietro, tipo 6, 7, 8 persone che lo seguono ovunque con le telecamere. Un trissino! Che flop! Però la Branson va a questo final table, eh? 10-2-2, trips per Kamoshi. Yosilchenko non ha hittato nulla, però vediamo un po', ha fatto check, parola al big blind. Tra un buio Kamosh. Eh sì, 60. Chissà se Vasilchenko deciderà di fare di nuovo una mossa aggressiva, no, con le sue 9 carte alta rinuncia subito al piatto. Due colpi di fila per l'italiano che risale nel chip count. Molto bene, penso che abbia rubato il secondo posto nel chip count a Gutierrez a questo punto. Sì, dovrebbero essere appaiati più o meno, intorno al 1.400.000. Bottone per il chip leader, K4, decide però di non aprire. Fold diretto. E sarà ancora a guerra di bui. Sta chiedendo il count dello stack dell'avversario, Kamoshi. È molto importante sapere chi covera chi. E infatti una volta saputo che copre il suo avversario lo mette direttamente in all-in. C'è il fold e quindi sì, a questo punto sorpasso sicuramente completato. Kamoshi si porta nella seconda posizione del chip count. Eccolo qui, ci aiuta la grafica, 2-7 per Vasilchenko, 1,5 per Kamoshi, 1-2, quasi 1-3 per Gutierrez. Mano numero 55. Gutierrez dallo small blind, K e donna, questa è sicuramente una mano da giocare. Vediamo come decide di entrare Gutierrez, se ancora una volta soltanto completando dallo small blind come ha fatto precedentemente, oppure questa volta va direttamente all-in. Chiaramente lo stack è diverso, si è assottigliato. Eh sì, 20 big blinds, BVB contro chip leader. Ci sta.
Ancora una decina di minuti abbondanti per questo 30-60.000. Prossimo livello 40-80.000. Bottone nelle mani dello spagnolo, primo a parlare, asso 7. Asso 7, ancora più di 20 bui, vediamo se opterà per un raise o per un all-in diretto addirittura. È un po' lungo in effetti, eh sì. Wow, Vasilchenko con assotto suited potrebbe anche decidere di chiamare. Copre il suo avversario, chiede un count. Infatti ci sta pensando. Ci pensa, però io penso che assotto suited sia una mano davvero molto molto forte. L'avversario in genere da bottone quando va in all-in diretto ha tutti gli assi con kicker più basso. No, ma alla fine opta per un fold. Non ha voluto rischiare in questo colpo. Comunque erano tanti bui. Era facilissimo. Assolutamente. Questa è una mano che invece contro due short stack potrebbe fare all in diretto. E infatti arriva l'all in. Attenzione perché Gutierrez ha una coppia anche lui dominata, come vediamo. Però sono tanti bui perché siamo ancora a 30-60. Sono over 20 big blinds. Io non credo. Direi che è un fold. Sì, anche perché comunque è vero, crashiamo solo asso 2, asso 3, 2-2, 3-3. Con tutte le altre mani stiamo rischiando veramente tantissimo di partire non solo in flip, ma proprio da dominati, quindi, come in questo caso. Quindi non so se mi spingerei in questo call molto azzardato. Sono d'accordo. Io fossi al posto di Gutierrez opterei per il fold. No, abbiamo visto che Gutierrez ha un po' mollato il freno prima, quello lì con asso 7, anche lì aveva 20 big blind, è andato lì molto lungo, quindi potrebbe forse cogliere l'occasione per fare call con questa coppia di 4. C'è da dire che forse era un po' pagato anche al fatto di aver vinto tanti bounty. In generale, a mente fredda, come aveva appena analizzato Giada, credo che questo sia un fold. Vediamo, sì, però lo magari spagnolo si sente quasi in colpa di aver preso tutte le taglie. Anche se venisse eliminato in terza posizione, prenderebbe qualcosa come 240.000 circa con le taglie, quindi ben più del primo premio del torneo. Tanto ha già utilizzato 3 time card, una delle quali dà diritto a 30 secondi ulteriori di time bank, quindi di tempo per pensare. Sai Pier che secondo me chiamerà? In genere quando si usano tutti questi time bank alla fine arriva sempre il call, infatti è vero, arriva non felice di vedere questo showdown. Probabilmente sperava almeno in un coin flip, invece si trova completamente dominato, soltanto 2 outs in questo momento per lui, meno di flop particolari. Andiamo a vedere le prime 3 carte. Eccoci qua.
due outs per lo spagnolo per trovare un double up, o altrimenti avremo l'eliminazione di Elias Gutierrez. Tra l'altro le due coppie hanno gli stessi semi, quindi non c'è neanche la possibilità di qualche colore strano. Ecco, infatti tre picche, però non ci sono picche, quindi rimangono soltanto i quattro. Tolgo il do a River, andiamo a vedere se c'è un miracolo per Gutierrez. 8 che accoppia il board, quindi non cambia la situazione, quindi perdiamo ufficialmente Zirosh in terza posizione. Ma comunque per noi è una buonissima notizia, perché avremo in ezap il nostro Enrico Camosci. Si rimane in due, testa a testa per il titolo. Elias Gutierrez probabilmente adesso andrà a scegliere, a pescare l'ultimo dei suoi bounty, quello che non aveva incassato prima. Ah sì. Deve pescare. Ha speso un bounty. Deve pescare il bounty per l'eliminazione di Marcelo Bonanata. Eccolo qui, infatti, si presenta al tavolo della pesca, lui che ne ha già presi ben tre, tra cui tutti i più ricchi, 100.000, 50.000, 25.000, adesso la scelta è fra 10 e 25. Esatto. Appunto gli unici rimasti a questo punto del torneo. Vediamo, 3-0. So now we want to see a 5. 5. That's what we want to see. 5. Basta vedere un 5 e infatti non dubitavo veramente. Era quotato 1-0-1 che prendesse il 25. Incredibile, veramente una fortuna non indifferente in questa pesca per lui. È andato sempre nella parte alta di ciò che si poteva avere, e infatti ci lascia adesso terzo classificato, e si porta a casa un ottimo premio. C'è soddisfazione, anche un po' forse di rammarico per quel collo con 4-4 che era abbastanza evitabile, ma d'altronde forse un po' di appagamento ha offuscato la sua scelta. Invece rimangono al tavolo Oleg Vasilchenko con 4.200.000 ed Enrico Camosci che insegue con 1.400.000. Come vediamo dalla grafica, 70 bui per il chip leader, 23 per l'italiano. Siamo indietro, ma è ancora tutto da giocare queste zap. Dalla parte del giocatore italiano c'è sicuramente un'esperienza e dei risultati in carriera molto maggiori dell'avversario, e speriamo che questa esperienza riesca a farla valere al tavolo. Bui 30-60.000 ancora per qualche minuto, poi si passerà al 40.000-80.000. Gioca per il titolo del 10.000 Mystery Bounty. Adesso si staranno facendo le operazioni preparatorie al tavolo per giocare le zap. Assolutamente, anche perché le posizioni vengono cambiate, i giocatori vengono centrati sul tavolo, si usa anche fare un piccolo chip raise magari per togliere quando sono troppe chips di taglio piccolo, in modo da facilitare le operazioni anche al dealer, che già deve shufflare ogni due secondi. In più, se deve spostare grandi montagne di chips, ovviamente sarebbe molto scomodo. Infatti vediamo un grande lavorio intorno al tavolo finale.
due giocatori parlottano con il tournament director, stanno chiedendo appunto i dettagli sullo svolgimento di questa ultima fase conclusiva del 10.000 Mystery Bounty. Questo è il tournament director, attendiamo indicazioni da parte sua. Tanti giocatori si confrontano, vediamo se riusciamo a carpire qualcosa del loro dialogo. Ah sì, stanno discutendo di un possibile deal, però il tournament director ha spiegato che essendo un torneo televisivo i bounty non possono essere splittati e quindi chi vince per forza il bounty dell'altro giocatore, non si può dividere in modo che ogni giocatore tenga la propria taglia, quindi i due potrebbero non riuscire ad arrivare a un accordo. E intanto Oleg pesca la prima taglia di giornata, anzi del torneo, e sfortunatamente per lui pesca la 10.000, quindi rimane una 25.000 e una 10.000 fra le due taglie di questi due finalisti. Era la taglia che aveva appena guadagnato eliminando Gutierrez, e adesso, come ci diceva Giada, rimangono le due taglie sui due giocatori rimanenti, e chiaramente chi vince si porta a casa la taglia dell'avversario più la propria. Esatto, esatto, quindi chi vince si porta a casa tutti e 35. E intanto sta tornando con noi anche il buon Grande Alba, che ci farà compagnia per il prossimo livello, mentre avremo il buon Pierpaolo potrà godersi una pausetta. Ci sono ragazzi. Eccolo. Here I am. Vedo che c'è ancora un buon Enrico Camosci in grande spolvero. Naturalmente vi ho seguito nel frattempo, ho visto le eliminazioni degli altri due giocatori e naturalmente, come tutti ben sapevamo, anche l'apertura da 25k di Gutierrez della sua ultima busta. Non c'era la quota. Sì, era veramente scontato che pescasse quella buona. Ottimo, allora devo dire che non c'è stato modo migliore di iniziare questa settimana di grande poker, sia perché con questa bellissima partenza di spolvero three way io, Pierre e Giada, come ai vecchi tempi, e poi anche perché naturalmente con questo evento super emozionante vedere addirittura arrivare in Zap fino in fondo il nostro buon Camosh, veramente non si poteva cominciare meglio. Sì, speriamo che sia di buon auspicio poi per il main event dei prossimi giorni. Intanto vediamo di portare a casa subito la prima picca in apertura. Non è facilissimo perché comunque gli stack, come abbiamo visto, ci vedono in svantaggio, ma tutto può ancora succedere. Ecco, mi hai ricordato anche tu, Pierre, Camosci sicuramente qui ha il curriculum migliore di tutti gli altri rimasti al tavolo, anche del buon Oleg Vasishlenko, quindi è vero che parte in svantaggio, ma sicuramente ha nella faretra tutte le frecce necessarie per fare bene in questo Zap. Ovvero, adesso continuano a parlottare, prima si discuteva di un eventuale deal. Eh sì, ci stanno ancora pensando, non è facile ovviamente capire come dividere sia taglia che montepremi. Voi che fareste in questa situazione da giocatori professionisti? Lo chiedo prima a Giada e poi sento il parere di Pierre. No, io giocherei perché Camosh parte con un terzo di chips del suo avversario. Oleg, se non sbaglio, gli ha appena offerto 68, quindi 58 del secondo premio più la taglia più piccola da 10, quindi non conviene assolutamente al nostro Enrico dilare, cioè
non è una buona offerta da parte del suo avversario, secondo me. Cioè, prendere 68 o cercare di prendere 80 più letale 115 non esiste. Penso che fra 68 e 58 del secondo premio sia davvero una differenza irrisoria per Camosh. Eh sì, sono d'accordo con l'analisi di Giada, se questa è l'offerta non credo ci siano i presupposti per accettare, vediamo se invece si metteranno d'accordo in modo diverso. Adesso stanno guardando un po' i numeri con il tournament director, che infatti ha portato il laptop al tavolo per mostrare eventuali simulazioni di deal probabilmente. Allora ne approfitto per ricordare un pochino agli amici che magari si sono connessi con noi solamente in questo momento. Siamo in diretta dallo European Poker Tour di Praga, tappa finale di questa stagione numero 17, e abbiamo iniziato oggi con questa prima giornata di diretta in tre, io, Pierre e Giada, a raccontarvi questo evento che mai prima si era disputato a livello televisivo sugli streaming. Non avevamo mai visto un torneo bounty commentato così, ed è stato molto emozionante perché comunque c'è quell'adrenalina dell'andare a vedere insieme al giocatore che pesca la busta e scopre quante taglie c'erano dentro. Giusto per parlare un po' di numeri, questo è un evento che è iniziato ieri, ha avuto 56 iscrizioni e oggi ci eravamo presentati direttamente con gli 8 finalisti. Tra questi c'è il nostro Camosh, che vediamo ancora qui perché è arrivato fino alle zappe. Infatti questa giornata era partita subito boom boom boom, perdendo metà tavolo nel giro del primo livello, poi come anche pronosticato dai nostri le acque si sono calmate, abbiamo avuto un po' più di tempo per eliminare gli altri due giocatori e adesso siamo in zap. Continua la discussione intorno a un eventuale deal. Sì, credo di aver capito che i due giocatori abbiano chiesto a Topi di aumentare i bounty, cioè invece di 35 totale aumentarli togliendo qualcosa dal monte premi normali, in modo che i due premi normali siano un po' più spalmati. Invece di 80 e 58 penso vogliono togliere qualcosa al primo premio, zero, in modo da aumentare invece la bounty rimanente. Tra l'altro i due non hanno portato amici al tavolo del deal. Di solito è consentito per ogni giocatore portare un solo amico che possa aiutarli di solito a prendere la decisione, anche perché questi sono momenti di solito molto molto importanti, dove anche un aiuto da parte di un giocatore esperto, esterno, che magari non stia vivendo le emozioni del tavolo finale, potrebbero aiutare. Ma magari tutti gli amici stanno giocando il day 1B del main event dell'EPT. Quindi se la vedono da soli, tanto hanno tutte le skills del caso. Assolutamente. Abbiamo ricordato oggi il grande palmarès di Enrico Camosci, uno degli italiani del mondo del poker davvero più rappresentativo, malgrado la giovanissima età. Lui col nickname di What is Love, lo trovate anche su Instagram con lo stesso nickname, oltre che ai tavoli online. Ha vinto davvero tantissimo, ha il record di vittorie del NOS, ha vinto un braccialetto World Series online e poi è tre volte Triple Crown, che nei tornei online significa portarsi a casa nel giro di una settimana tre tornei, vincere tre tornei in una settimana
tre tornei, tra l'altro non qualsiasi, devono avere come caratteristiche almeno un prize da più di 10k e devono avere come field almeno 100 giocatori. Ecco, il nostro Enrico Camosci è riuscito a vincere questo premio prestigioso ben tre volte. Eccoci qua, i giocatori sono pronti per riprendere a giocare. Come dicevo prima, hanno accordato ad abbassare la prima moneta da 80 e rotti a 69k e rotti. La seconda moneta rimane invariata a 58k e hanno aumentato la bounty a 45 per il giocatore. Benone, allora si parte con le zap. A questo punto ringraziamo Pierre. Rimani in zona, Pierre, perché magari le zap dura due ore, chi ne sai? Quindi tieniti pronto. Assolutamente, vi continuo a seguire. Buon proseguimento. Ciao a tutti. Ciao. Grande Pierre. Allora, Giadina, fuoco alle polveri, mano numero 58 della giornata. Oggi ne sono bastate davvero poche per scendere da 8 a 2. Assolutamente, intanto Camosci con Jack 4 suited va a completare dallo small blind, che ricordiamo a tutti in heads up corrisponde al bottone, perché è la posizione che parla dopo nel post flop. E infatti qui c'è subito il check di Vasilchenko, che è fuori posizione. Camosci con la sua top pair decide di checkare back per nascondere un po' la forza della sua mano. K non aiuta nessuno dei due, check ancora Vasilchenko a showdown value con la sua middle pair. E check back anche Enrico. Nessuno vuole rischiare. Su 9 potrebbe chiudere un'eventuale scala qualora uno dei giocatori avesse una donna in mano. Vediamo se Camosci cercherà di fare una value bet con questa second pair, oppure se si accontenterà di un check dietro. Una donna o un 8 penso che value betterebbero sicuramente, quindi ottima value da parte di Camosci. Chissà se Vasilchenko deciderà di pagare, essendo solo un buio. E lo fa. Paga fuori info quasi, direi, perché effettivamente pochissime volte porta a casa questo piatto con questa terza coppia. È anche forte del suo stack da 4 milioni. Comunque, zampatina per il nostro italiano, che accorcia un pochino le distanze. Parallelamente a questo evento si sta giocando naturalmente il Day 1B del Main Event di Praga, e poi domani ripartiremo in diretta mezzogiorno e mezza ora italiana con il Day 2 dell'EPT di Praga. Ancora piatto limpato. E flop monoton di quadri quando nessuno dei due ha una carta a quadri. Vasilchenko va ad aggredire in posizione easy fold per Camosci. No, 2-1, 3-1 per lui. 3-1. Chiedono dal rail a Camosci qual è la situazione degli stack, e Enrico risponde circa 3-1 per lui. In effetti si tratta di 4 milioni e 100 per l'ucraino contro 1 milione e mezzo per il nostro Enrico. Ancora col
dal bottone di Enrico con donna 4. Oleg ha una mano davvero bruttina, fuori posizione, ma la postura di chi vuole aggredire con questa mano. E infatti annuncia il raise e c'è l'instant fold di Kamosh. Come sempre Giada e Zap cambiano molto le dinamiche, spesso si vede un pelo più di aggressività naturalmente rispetto a a dinamiche con più giocatori al tavolo. Assolutamente sì. Il nostro Enrico potrebbe mettere nel suo palmarès anche questa nuova picca oggi, anche se parte in un discreto svantaggio in chips. Vediamo se riuscirà a accorciare le distanze e poi a prendere il sopravvento. Tris per Oleg. Kamosh non ha nulla se non doppio backdoor, ma con 20 big blinds non so se andrà ad inseguirlo. Sai che ci saranno mani migliori, Kamosh, non andiamo a impelagarci in questa. Anche se è vero che quando il board viene peirato in zap è molto difficile. E infatti rilancia per 3, 180. Prova la zampata, ma lo fa nello spot purtroppo per noi sbagliato. Perché anche se il board è accoppiato, stavolta l'avversario ce l'ha. Ai, un 7 al turn. Questa è una bruttissima carta per noi. Bruttissima carta, perché chiaramente le chance che Vasyshenko abbia davvero un 3 sono basse. Che poi ce l'abbia davvero un altro discorso. Poteva avere un 6 e quindi il 7 adesso al turn pescato da Kamoshi potrebbe fargli pensare di essere avanti in questo momento. Punta ancora Kamosh. Punta piccolino. Con lacrimuccia per Vasyshenko. Cinque, questa è una carta che potrebbe frizzare un pochino l'action. Eh sì, qui con un 4 sarebbe scala naturalmente. Chissà, certo sarebbe un runner alquanto improbabile, però magari riuscirà a congelare un pochino questo piatto che ormai è diventato più grande dello stack di Enrico. Speriamo che non voglia invertarsela. Checca infatti. A questo punto però Vasyshenko lo metterà quasi sicuramente in all-in, anche perché quando non shova Kamosh difficilmente ha una scala, e quindi con il tris di 3 penso proprio che cercherà di estrarre massimo valore. C'è un back invece. Wow! Back dietro! Wow! Unbelievable! Di che aveva paura? Che avesse trovato un 4 per strada? Non col di
brutta spottellata per il nostro Enrico. Veramente un mano che non ci voleva. Se l'era andato a inventare giustamente sul flop, perché davvero pochissime volte il suo avversario nel zap riesce davvero a trovare il trips. È stato uno di quelli che di certo non l'ho aiutato. E quindi ci troviamo in una situazione molto scomoda di 7 milioni per Luca contro 820.000 per Enrico. C'è bisogno di un double up molto presto. Assolutamente, secondo me Camus lo stanco ci vuole velando, poi dice no io cerco ma se Shovavi avrei chiamato, non lo so mi sembra un pochino da furbetto questa affermazione. The River saved me. Sicuramente il River lo ha salvato, sì, come dicevamo. Scomodo per il nostro italiano che ha fatto tutto bene fino adesso. Sì, solo 10 big blinds per lui, quindi sarà una questione di all in o fold. No, 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 left. Berlin subito di Vashishchenko. Subito. All in 5. So I won. Flop nothing. Abbiamo bisogno di un piccolo miracolino qui per riportarci in partita. No. No. Vogliamo subito la sua faccetta. Wow. Partiamo al 30%. Noi. 70-30 dei più classici, c'è un K, un jack e un 9. It's on the top. Anche un 10 donna runner non ci dispiace. Ace of Hearts. Basta che non siano di cuori. Ace of Arriva un 6. I cuori non è una bella carta perché ci toglie anche l'asso di cuori come out buona. Abbiamo solo due outs al river. One time, facciamolo. It already happened to me this way. It already happened. A volte succede. Come dicevi una volta, è già successo anche a me. Tolgo e do, e ne rigo un 5. Niente da fare, purtroppo. Grande congratulazioni comunque, Enrico, che ci ha fatto sognare fino in fondo. Partiva davvero svantaggiati nel zap contro un giocatore che oggi partiva da chip leader. E ha concluso questo torneo al primo posto. Un ottimo secondo posto comunque per Enrico, che va ad aggiungere al suo palmarès anche questo runner up in questo evento. Ed è solo l'inizio, perché magari ce lo ritroveremo di nuovo al TV Table nei prossimi giorni, quando commenteremo il main event. Che dire Giada, congratulazioni comunque al vincitore naturalmente. Assolutamente sì, Oleg ha avuto un gioco solido, ha cercato di aggredire in alcuni punti, le è andato bene, e il nostro Enrico è stato un po' cardello quasi tutta la giornata, poi con la pressione CM che c'era all'inizio del torneo e tutti quei corti che venivano eliminati uno di seguito all'altro dai chip leaders, lui come stack intermedio non aveva proprio la possibilità di muoversi. Direi che può sicuramente ritenersi soddisfatto della sua seconda posizione e quindi speriamo di rivederlo nei prossimi giorni anche ai tavoli del main event. Assolutamente sì, mentre andiamo a premiare il vincitore di oggi, l'ucraino Oleg Vasishchenko.
Vi ricordo che da domani l'appuntamento sarà ogni giorno a mezzogiorno e mezza con il main event del PT di Praga, gran finale di stagione. Oggi abbiamo solamente aperto le danze con questo 10.000 Mystery Bounty, dove il nostro Enrico l'abbiamo appena visto arrivare runner up e ha magari scaldato solo i motori, motori che magari vedremo in azione proprio nei prossimi giorni. Quindi segnatevi in agenda, l'appuntamento è già domani con Day 2 delle PT di Praga, mezzogiorno e mezza, parte la diretta, qui con voi sempre Alberto Grande Albarusso, Giada Fang e poi la nuova new entry Pierpaolo Fabretti. Mi sembra che sia davvero tutto per oggi a questo punto, Giada, che ne pensi? Sì, stiamo aspettando il famosissimo, il mitico Staples che va a, deve andare lì a premiare il vincitore Oleg Vasilchenko, e con noi direi appuntamento a domani a questo punto. Assolutamente sì, vedete intanto dietro la grafica le immagini in diretta della sala dell'Hilton Hotel Prague all'interno del King's Casino, dove tutti quei tavoli che vedete in gran parte sono occupati dal Day 1B del Main Event di Praga, un Praga che ci ha dato sempre grandissime emozioni. Oleg, this is our first time covering a mystery bounty. We enjoyed ourselves. How was it for you? La premiazione ufficiale. It was fine, but I'm a bit frustrated that I made so small bounties. The Spanish guy took all the biggest ones. So it was fine. At least I got the trophy. I was going to say, tell us what you think, other than the fact that you didn't pull the 100K or the 50K bounties. I knew that was coming. Poker players never happy unless they win everything. We still do have the formality. We know what's in these two envelopes, but if you want to go ahead and just show the cameras what is left. You did lock up 69. I'll take that for now. 25,000. And the last one, I bet is it a 10K? It is in fact a 10K. So 69,000 plus the 5K left up top, plus another 25K, plus 10K means you're walking with 109,000 euros. Not too bad. Not too bad. But not great either. Yeah, sure. But I'm glad. It's actually a lot about the trophy. I've been playing EPTs for 10 years and I don't have one. Didn't have one. Excellent, you've got one now, and I assume you're jumping in the main event? Yeah, sure. Excellent, so maybe two trophies. Let's give it up one time for Oleg, everybody. First time covering the 10K Mystery Bounty. Thank you. Da 10 anni che aspettava un trofeo EPT, non l'aveva mai vinto finora, e quindi questo è il primo, ovviamente gli auguriamo il primo di tanti, magari anche proprio qui al main event EPT, dove si butterà subito dopo la fine di questo torneo. Ed eccolo che stringe la sua picca ben guadagnata Oleg Vasilchenko. Quando a noi non rimane che ringraziarvi per averci seguito oggi e vi diamo appuntamento per domani alle 12.30 con il main event dell'EPT. Un saluto da Alberto Albarusso, da Jeff King e da Pierpaolo Fabretti. Ciao a tutti, grazie. A domani. Ciao. A domani.